microfono e di accogliere con un grande applauso Alessandro e Ninno. Mi fate emozionare adesso. Benvenuti a tutti, grazie dell'accoglienza Rosario, grazie a tutti i partecipanti per questa riunione in video. Bene, presento brevemente Alessandro, anche se non ce ne sarebbe bisogno. Alessandro Del Ninno è professore a contratto di informatica giuridica presso la LUIS Guido Carli di Roma. Insegna ed ha insegnato in numerosi master. Avvocato del Foro di Roma, specializzato nel diritto dell'information technology, è responsabile del Dipartimento Data Protection dello studio legale Tonucci & Partners, è autore di oltre 100 libri, monografie e articoli pubblicati da editori nazionali ed internazionali su tematiche ICT, IP e Data Protection. È relatore in oltre 150 conferenze nazionali ed internazionali. E a questo punto gli lascio la parola. Allora, intanto buonasera. Ora, mentre finiva questa noiosa presentazione per colpa mia, ovviamente, vi chiedo a tutti se vedete il sottoscritto e vedete anche le slides che utilizzerò a supporto, anche se poi io generalmente parlo un po' a braccio. Le vedete tutti? Sì. Okay. Sì. Le slide io le immagino sempre come supporto poi anche posteriore alle docenze o alle conferenze, sono sempre un po' strutturate come documenti leggibili, io non amo quelle costruzioni che fanno un po' nel marketing, i grandi fuochi d'artificio, effetti grafici, per me il testo e il contenuto è quello che serve, però anche per tenere alta la curva dell'attenzione per queste due ore che ci vedranno insieme, le utilizzo come supporto e vado più che altro a braccio per raccontarvi un po' quello che è l'argomento che oggi ci vede insieme, cioè capire come nascono, come vengono svolte, come ci si deve preparare, come si deve gestire il dopo rispetto a visite ispettive delle autorità, utilizzo subito il plurale perché come vedremo il regolamento generale sulla protezione dei dati ha innovato su questo aspetto, perché oggi ci si può aspettare benissimo che un'autorità europea venga a fare un'ispezione presso un titolare del trattamento italiano. Ovviamente in una prima parte mi concentrerò sulla almeno introduzione su quelli che sono i poteri riconosciuti dal regolamento alle autorità e nella seconda parte analizzeremo invece gli aspetti procedurali e pratici delle ispezioni come regolate dai regolamenti interni del Garante, che sono recentissimi, coordinati al GDPR, il regolamento 1 del 2019. E vedremo anche raccontandovi un po' delle mie esperienze in quanto avvocato che ha assistito corna facendo con il record di non aver mai subito dopo le ispezioni alcun tipo di sanzione. Quindi vi racconterò anche alcuni piccoli escamotage, alcune regole da seguire quando si deve partecipare come avvocati a un'ispezione che viene svolta presso i clienti. Dal punto di vista della gestione della nostra lezione, io amo essere interrotto spesso, nel senso che al di là del fatto che lascerò del tempo alle domande, se durante l'esposizione vi vengono in mente dubbi, non sono chiaro io, oppure avete delle considerazioni da fare, mi interrompete perché l'interattività della lezione aiuta anche a restare svegli, soprattutto quando l'argomento è un po' più tecnico all'interno degli argomenti tecnici che la data protection ci offre. Detto questo, io comincio e vi racconto un po' di quella che a mio avviso è la nuova filosofia sul ruolo delle authority che è stata introdotta dal regolamento generale. Allora, ieri sera ho partecipato a un'intervista in radio in cui, in questo talk show serale molto carino, si è dedicato, come è una radio dell'avvocatura, no? Quindi dedicato agli avvocati oltre che agli ascoltatori, si raccontava, ci si chiedeva alcune... di formulare alcune considerazioni sul perché i clienti sono terrorizzati dalla privacy. Io ho detto che non uso più il termine privacy da molto tempo perché il corretto termine è data protection, protezione dei dati personali. La privacy è una visione riduttiva di quello che è adesso il quadro normativo, quello che era anche prima del GDPR.
E tra gli argomenti ho detto: guardate che secondo me i colleghi sbagliano perché subito dopo che è entrato in vigore il regolamento è stato adottato un approccio terroristico. Cioè si è detto: attenzione alle sanzioni, vi faranno 20 milioni o 10 milioni, arriva l'autorità carabiniere, anzi arrivano le autorità che vi bastonano con sanzioni a non finire. E questo è un approccio senz'altro sbagliato, perché se c'è un elemento rivoluzionario nel regolamento è quello di aver ovviamente, certo, regolamentato i profili e i poteri di indagine, i poteri sanzionatori del garante, ma c'è anche quello di aver rafforzato il ruolo delle autorità come enti consulenziali. E soprattutto, se poi vedete anche le linee guida in materia, le linee guida dedicate alle autorità su come parametrare le sanzioni, ecco, l'approccio filosofico è quello di vedere nella sanzione l'ultima spiaggia rispetto a una serie di poteri preliminari che le autorità hanno, alcuni del tutto nuovi, come vedremo, ad esempio il potere di ammonimento. O alcuni relativi a, diciamo, una sorta di cartellino giallo, come il potere di avvertimento, e quindi di vedere nella sanzione, che poi tra l'altro deve essere, noi non parleremo del meccanismo sanzionatorio, però alcune considerazioni le voglio fare, parleremo, la sanzione ovviamente di per sé stessa deve essere poi parametrata a una serie di criteri, quelli previsti dall'articolo 83, ma anche quelli previsti in pratica dalle linee guida sull'applicazione delle sanzioni, emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, il nuovo nome del vecchio Working Party. Ecco, quindi la sanzione davvero si vede come ultima spiaggia, come esercizio di un potere che in alternativa, se si può non utilizzare, è opportuno che le autorità non utilizzino. E faccio un esempio pratico. C'è una norma che dice, attenzione, che quando devi decidere tu autorità se devi andare dopo una visita ispettiva a fare una sanzione, beh, devi considerare ad esempio che se il tuo titolare del trattamento è una persona fisica e non un'azienda, devi considerare che il tuo potere da esercitare non è quello sanzionatorio, ma è quello di ammonimento, cioè per le persone fisiche non andare subito a battere cassa, ma soprattutto pensa al potere di ammonimento. Ora, noi non assistiamo persone fisiche, assistiamo aziende. Ecco, allora nelle aziende lì si dice: attenzione, care autorità, quando dovete valutare l'applicazione di sanzioni, dovete considerare anche, questo è nuovo, dovete considerare lo stato finanziario, contabile ed economico di quell'azienda. Cioè, se è un'azienda che magari, insieme a tutti gli altri criteri per disattenzione, non si è adeguata perfettamente ed è sanzionabile, ma se magari quell'azienda è un'azienda, come dire, in uno stato finanziario particolare, difficile, ecco che l'autorità deve valutare, anzi è obbligata a valutare l'inapplicabilità della sanzione rispetto all'esercizio di altri poteri, di blocco del trattamento, di ammonimento, di avvertimento. Quindi è stato introdotto nel quadro normativo un principio che porta l'autorità a dover valutare, se esercita come ultima spiaggia quel potere sanzionatorio, valutare tutta una serie di elementi di fatto. Per esempio, per già iniziare a raccontarvi qualche caso pratico, io questo criterio l'ho utilizzato per far annullare una sanzione. Non è che mi contraddico con quello che ho detto prima, non ho mai preso sanzioni, spesso arrivano da me clienti che l'hanno già presa la sanzione, chiedono a me di fare le controdeduzioni, poi vi spiegherò come funziona, e magari di provare a far archiviare, ridurre, rimodulare le sanzioni. Allora, per esempio, era stata fatta una sanzione a un istituto scolastico di 70.000 euro per violazione del provvedimento sulla videosorveglianza in una scuola dove la preside aveva autonomamente deciso di installare quel sistema perché si era buttato dal primo piano un ragazzo. E quindi lì diciamo che la scuola non aveva budget, era un ente, un titolare del trattamento di cui doveva essere considerata, oltre che la funzione sociale dell'attività, anche lo stato economico in base alle nuove regole, quella sanzione è stata archiviata. E poi vi spiegherò quali sono gli scenari che dopo una visita ispettiva interessano, diciamo, noi avvocati quando andiamo a presentare le controdeduzioni. Quindi questo è un primo diciamo approccio al ruolo, alla filosofia che basa le attività delle authority dopo il GDPR. Sono degli enti che ovviamente sono incaricati di controllare l'applicazione della normativa, ma sono anche enti di supporto. Pensate solo all'articolo 36, alla valutazione d'impatto e all'obbligo di prestare una consulenza
e un'assistenza quando la valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 dà un esito negativo. Quindi ci si rivolge, diciamo, rientra un po' dalla finestra quello che era il vecchio prior checking, il vecchio articolo 17 del codice con l'interpello preventivo, con una grande differenza che lì il garante rispondeva non meno dopo 18-20 mesi, qui è obbligato alle 8 settimane per quanto riguarda la resa del parere e l'indicazione delle misure cautele aggiuntive. Bene, torniamo allora a quelle che sono le competenze, i poteri dell'autorità in questa prima parte del mio intervento. È l'articolo, è il considerando 122 che ce li elenca un po', e quindi l'esercizio di tutti i poteri che poi vedremo, le autorità europee li possono, diciamo, esercitare con riferimento al trattamento. Ovviamente il primo caso, se c'è un titolare del trattamento che è nello Stato, l'autorità di quello Stato dove ha sede lo stabilimento sarà competente per i trattamenti di quel titolare. È competente l'autorità, questo sembra scontato dirlo, ma non è così scontato, nei confronti delle autorità pubbliche, ovviamente, o di privati che esercitano compiti o funzioni o pubblici poteri. Ci sono delle nel codice della privacy vigente delle deroghe rispetto all'esercizio dei poteri dell'autorità nei confronti dell'autorità giudiziaria, è chiaro, ma diciamo non ci soffermeremo troppo su questo, però ovviamente il potere dell'autorità, incluso quello sanzionatorio, è esercitabile anche nei confronti dei soggetti pubblici. Poi, siccome il GDPR ha questa caratteristica che nell'articolo 3,2 trova la sua massima espressione, cioè quella che io ho chiamato l'applicabilità mondiale, ricorrendo certi presupposti, cioè il GDPR è fondato non più, forse la prima normativa che possiamo definire ad applicazione mondiale, anzi nasce proprio per andare a colpire quelle che sono, diciamo, era l'irraggiungibilità dei grandi come Apple, Microsoft, eBay o Amazon. Cioè sapete che l'articolo 3,2 e le linee guida che di recente nell'ultima riunione del 13 e 14 novembre del Comitato Europeo per la protezione dei dati sono state approvate sulla applicazione territoriale del GDPR, quindi sulla esecuzione proprio della norma contenuta all'articolo 3. L'articolo 3,2 dice, attenzione, questo regolamento si applica ai trattamenti da chiunque svolti nel mondo se riguardano interessati che si trovano nell'Unione Europea. Attenzione, non parla di cittadini. Se un malese si trova nell'Unione Europea ed è oggetto di trattamento con riguardo alle sue informazioni, sarà tutelato dal GDPR in quali circostanze? Se il titolare del trattamento, che non ha nulla a livello di sedi nell'Unione Europea, quindi il titolare extra UE, tratta i dati per l'offerta di beni o servizi o effettua monitoraggi online. Quindi nei considerando e nelle linee guida ci viene spiegato che ad esempio un titolare extra UE che attraverso un suo sito web raggiungibile nell'Unione Europea monitora attraverso cookies di profilazione o comunque offre in una delle lingue dell'Unione Europea o facendo riferimento a clienti nell'Unione Europea o utilizzando la valuta euro come valuta dei rapporti commerciali o comunque al di là dell'acquisto di beni o servizi offre e tratta i dati per diffondere informazioni nei confronti di persone fisiche che si trovano nell'Unione Europea, bene, tutto questo rende applicabile come presupposto il GDPR e quel titolare, ai sensi dell'articolo 27, sarà tenuto a nominare un rappresentante nell'Unione Europea, il quale, tra le altre cose, avrà l'obbligo di interagire con le autorità competenti. Quindi, nel momento in cui il GDPR si slega dal territorio, l'applicabilità non è più relativa, soprattutto in un mondo di information technology, di mercati globalizzati, digitali, non è più legato al territorio, ma è legato alla prospettiva del soggetto da tutelare. Allora, ecco, ho fatto quest'ampia parentesi per spiegare il punto C di questa slide, e il punto D di questa slide, perché oltre ad avere competenza sul trattamento che riguarda da chiunque svolto l'interessato che sta nel suo territorio, quindi se noi italiani siamo interessati, il garante privacy avrà competenza sui trattamenti svolti da chiunque nel mondo se questi trattamenti vanno a impattare su di noi come interessati, sui quali l'autorità italiana ha competenza in quanto siamo nel suo
suo territorio. Utilizzo il termine siamo perché l'articolo 3,2 dice interessati che si trovano, quindi non ha nessun collegamento a qualifiche giuridiche di cittadinanza o quant'altro, ha un collegamento ad un elemento di fatto che è la verificata presenza di un interessato nel territorio, quindi non solo noi italiani ma chiunque si trova qui. E poi il punto D. Il trattamento effettuato da un titolare non stabilito nell'Unione Europea anche riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Quindi lo vedremo nel rapporto tra autorità capofila e autorità interessate, ci sono dei casi in cui il garante italiano potrebbe essere competente a valutare dei trattamenti che riguardano cittadini olandesi o portoghesi, e poi vi spiego come. Questi sono, diciamo, è la descrizione un po' delle competenze. Dopodiché il GDPR elenca gli articoli 57 e 58 in avanti, tutti quelli che sono da un lato i compiti, dall'altro i poteri di ciascuna autorità, che possiamo riassumere in queste sette macro categorie. Poteri di indagini, che poi sono quelli che ci occuperanno nella seconda parte, i poteri correttivi, ecco qui, già cominciate a capire quello che vi dicevo prima, e cioè potere di correggere, non solo di sanzionare, di avvertire, i poteri sanzionatori ovviamente, i poteri autorizzatori, i poteri consultivi che sono il nucleo di quel discorso che facevo sul nuovo ruolo delle autorità e che ai clienti io consiglio sempre di utilizzare, cioè ai clienti dico se avete qualsiasi dubbio guardate che potete anche inviare un'email o telefonare all'autorità e chiedere assistenza consultiva oltre ad avvalervi degli avvocati. Potere ovviamente di intentare un'azione giudiziale e di resistere in giudizio, il garante tra le indicazioni pratiche si costituisce sempre, se voi impugnate un suo provvedimento ovviamente si costituisce sempre, ma la cosa divertente è che andate in giudizio e arriva una trafelatissima avvocatura dello Stato che non sa nulla, non sa mai nulla di quello di cui si parla in giudizio, quindi arrivano lì e dice di che dobbiamo parlare, io lo dovete spiegare voi, sempre così. E ovviamente altra cosa importante da valutare anche per quanto riguarda dei clienti, l'impugnativa che voi fate di un provvedimento del garante ai sensi dell'articolo 152 e ai sensi del decreto 150 del 2011, c'è il procedimento del lavoro che è un procedimento applicato alle controversie in materia di protezione dei dati personali, che è un procedimento ovviamente molto rapido e improntato alla celerità. Però ecco, quello che dovete sapere è che il garante va fino alla Cassazione, quindi in realtà ovviamente perda, nel senso se ottenete accoglimento delle vostre impugnative, il garante fa sempre appello e arriva fino alla Cassazione. Cassazione che a volte ci sorprende, perché a volte la Cassazione, nella sua poca conoscenza della materia, se ne esce con delle sentenze anche piuttosto creative, tipo quella del gennaio del 2016, dove disse che se io vado a sciare col tornello non ho bisogno dell'informativa, perché se mi faccio l'abbonamento allo ski pass so esattamente quali sono le finalità del trattamento e la raccolta dei dati per andare attraverso il tornello allo ski pass, e quindi cassò una sanzione per omessa informativa dicendo scusa ma quello che va a sciare e va a fare l'abbonamento allo ski pass sa quali sono le finalità del trattamento, quindi non serve rendergli l'informativa. Vabbè, potremmo fare quelle considerazioni che tutti forse state facendo, però ecco per dirvi come spesso, al di là del fatto che il garante arriva sempre alla Cassazione, la Cassazione a volte, diciamo, dà degli esiti anche divertenti. Poteri consultivi, potere di intentare un'azione, potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. E questo è un potere, se vogliamo, parzialmente coercitivo. Gli Stati membri, ci dicono le norme del GDPR, possono precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali. E allora qui veniamo alla, diciamo, al terzo occhio, nel senso che, come dico io spesso, con la nuova normativa dobbiamo avere un occhio al GDPR, un occhio al codice della privacy come vigente dopo il decreto 101, quindi dal 19 settembre del 2018, un occhio che sarebbe il terzo sulle linee guida, e un quarto occhio dobbiamo avere sui provvedimenti del garante nel codice della privacy, oltre a essere vigenti e perché già coordinate tutta una serie di regole contenute nelle vecchie autorizzazioni generali che ora si chiamano prescrizioni in materia di trattamento di dati di particolare natura, oltre ad avere gli ex codici deontologici che si chiamano regole deontologiche,
abbiamo altri provvedimenti, e cioè i provvedimenti ad esempio sul trattamento dei dati biometrici, genetici o sanitari, che il garante deve ancora emanare a 18 mesi di tempo, quelli dell'articolo 2 septies del codice della privacy. Insomma, dovremo avere, e io dico anche che moriremo di sovrapproduzione normativa, perché se solo pensiamo al set di linee guida del Comitato Europeo sull'informativa, le linee guida sulla trasparenza, in 46 pagine ci dicono come va scritta l'informativa. Ecco, solo su quello abbiamo 46 pagine, quindi la difficoltà di tenere sotto controllo tutto l'universo normativo che riguarda la disciplina sulla protezione dei dati personali è un compito improbo, proprio per la mole di norme che continuano ad essere emanate. Vi ho detto prima delle linee guida sull'applicazione territoriale, ma in quella stessa riunione del 13 e 14 novembre il Comitato Europeo ha adottato per esempio delle linee guida sull'interplay, cioè sull'interrelazione tra GDPR e direttiva sui servizi di pagamento. Ogni riunione che hanno una volta al mese è emanazione di set di linee guida, quindi non si finirà mai. Ma quali sono gli altri compiti che il codice della privacy coordinato al GDPR affida all'autorità privacy italiana? C'è l'articolo 154 bis del codice che dice che il garante ha il potere di emanare linee guida settoriali, quindi il garante, che ha una sua autonomia, un suo potere, attenzione, il rapporto tra autorità garante, autorità europee e Comitato Europeo nella sua funzione di legislatore, chiamiamolo così, poi quello è che emana le linee guida, è improntato all'assoluta autonomia e indipendenza, nel senso che gli atti emanati dal Comitato Europeo, per esempio le linee guida esecutive del GDPR, non hanno alcun potere di abrogazione degli atti delle autorità nazionali e viceversa. E questo un problema lo crea. Un problema recente a proposito di linee guida è quello del rapporto tra le linee guida 3 del 2019 sul trattamento dei dati mediante apparati video, chiamiamole le linee guida del Comitato sulla videosorveglianza, e il provvedimento generale del garante sulla videosorveglianza. Il garante si è sbrigato ad archiviarlo e a metterlo via, sbagliando totalmente, perché quel provvedimento dell'8 aprile del 2010, ai sensi, seguitemi, dell'articolo 154 bis del codice, cioè il potere integrativo anche di atti europei, che è prevista da quella norma, ma è prevista dalle stesse linee guida dei garanti europei, che dicono: guardate che sulla videosorveglianza queste sono le linee guida uguali per tutte, ma ciascuno nel suo paese potrà integrarle, l'autorità potrà integrarle. Allora il provvedimento del garante resta per molti aspetti in vigore, penso all'illuminazione notturna dei cartelli, perché sono norme integrative non previste nelle linee guida dei garanti europei, che tra l'altro entreranno in vigore tra poco, è finita la consultazione pubblica, in una delle prossime riunioni dovranno adottarle, penso intorno a gennaio-febbraio del 2020. Quindi noi dovremo avere un occhio alle linee guida e un occhio a quelle parti del provvedimento generale sulla videosorveglianza che senz'altro restano in vigore. E questo perché? Perché c'è stato una gravissima omissione nel biennio tra il 2016 e il 2018 nel non averci detto la nostra autorità quali provvedimenti generali, quali linee guida rimanevano sicuramente in vigore e quali erano abrogati. Non ce lo ha detto neanche il legislatore, perché nel decreto 101 c'è una norma assurda, l'articolo 22,4, che ci dice: attenzione, tutti i provvedimenti generali mai emanati dal garante restano in vigore se compatibili col GDPR. E chi ce lo dice se sono compatibili? Me lo dico io. E se io sbaglio come avvocato, io per esempio sono tra quelli che ritiene il provvedimento sugli amministratori di sistema abrogato perché non ce l'aveva nessuno in Europa ed era nato per lo scandalo Genki Telecom. Ecco, mi devo prendere la responsabilità, e me la prendo, di dire ai clienti che non c'è bisogno di fare le lettere di nomina agli amministratori di sistema in Cina e in India, perché anche lì l'obbligo si applicava in base al provvedimento del 27 novembre del 2008. Quindi sulla base di questa, diciamo, grave lacuna, nessuno ci ha detto come muoverci, dobbiamo anche qui muoverci sulla base della cautela e sulla base della sostenibilità delle nostre posizioni. Quindi tornando agli altri compiti che il garante ha oltre questi del GDPR, 154 bis può emanare linee guida e può, articolo 2-quater, emanare le regole deontologiche. Come sapete, i vecchi codici di deontologia e buona condotta sono stati
aggiornati e coordinati al GDPR a partire dall'inizio del 2019 ed oggi ce ne sono 5 e sono ulteriore tessuto normativo con cui ci si deve confrontare. L'ultimo è stato proprio quello sulle centrali rischi, SIC, ho lavorato anche io su questo, è stato un ottimo lavoro perché finalmente siamo riusciti a inserire nel codice sui sistemi informativi creditizi come titolari che hanno il diritto di accedere anche soggetti che prima non erano proprio considerati, anzi erano vietati, prima erano solo banche, intermediarie finanziarie, poi si sono inseriti gli operatori di comunicazione elettronica, adesso tutti coloro i quali, per esempio, gli noleggiatori che danno dilazione di pagamento o che danno servizi con pagamento periodico. Quindi siamo riusciti, devo dire, il garante ha dimostrato una grande flessibilità ad inserire dei nuovi soggetti. Bene, torniamo al nostro argomento. I poteri delle autorità devono essere esercitati. Guardate, in questa slide io vi sto dando tutta una serie di elementi per poi fare eventuali impugnative di provvedimenti delle autorità, perché potete, dal punto di vista amministrativo, fare riferimento agli obblighi procedurali e documentali con i quali si devono confrontare le autorità quando esercitano tutti quei poteri che abbiamo visto nella slide precedente. Quindi i poteri devono essere esercitati in modo imparziale ed equo, entro un termine ragionevole, devono essere quindi anche i provvedimenti che seguono l'esercizio di quel potere, devono essere proporzionati, devono tener conto delle circostanze di ciascun singolo caso. Qui ad esempio torno al mio liceo, ecco, non avevano tenuto in mente il singolo caso, quindi la funzione sociale della scuola, ecco perché fortunatamente poi il garante stesso ha archiviato, perché la procedura, come vedremo tra un po', prevede un controllo della Guardia di Finanza o dei funzionari che procedono, dopodiché anche se si chiude la visita ispettiva con un verbale che addirittura constata una violazione amministrativa e fa una proposta di sanzione, non siete morti lì, quel procedimento va avanti con i 30 giorni dove producete le controdeduzioni e solo con l'ordinanza ingiunzione o con l'archiviazione si ha un primo termine, che anche quando fosse ordinanza ingiunzione è prodromico all'impugnativa all'autorità giudiziaria, quindi per prima di arrivare a pagare effettivamente la sanzione, come vedremo, ci sono tutta una serie di step procedimentali, amministrativi e giudiziari. Quindi circostanze un singolo caso che nel procedimento di esercizio di questo o quel potere, nel provvedimento, l'autorità deve tenere presente. Devono essere evitati costi superflui, eccessivi disagi e poi per quanto riguarda il potere di indagine, quindi la visita ispettiva, l'accesso ai locali, qui lo vedremo, ci sono tutte le garanzie procedurali, deve avvenire nel rispetto di requisiti specifici, ovviamente i provvedimenti devono avere forma scritta e possono essere sempre impugnabili. Allora, vediamo adesso rapidamente quell'elenco di 7 categorie di poteri come si declinano nell'ambito dell'articolo 58 del regolamento. Per quanto riguarda i poteri di indagine, ci sono dei poteri sostanzialmente di indagine vere e proprie, quelle a cui penseremo, mi viene a controllare se i miei trattamenti sono conformi alla normativa applicabile e all'esito di quei poteri possono le autorità ingiungere al titolare di adeguarsi. Allora, diciamo che i poteri di indagine, come pure vedremo per l'authority, sono esercitabili a distanza o in loco. A distanza il garante vi scrive e vi dice: guarda, richiedo informazioni o richiedo l'esibizione dei documenti. Quindi voi avete dei termini per fornire le informazioni o fornire i documenti o estrarre da database documenti o informazioni e farle pervenire al garante, il quale nell'esercizio del potere di indagine le valuta e fa l'ispezione. Oppure può condurre l'autorità a indagini sottoponendo a valutazione e revisione le misure di protezione dei dati, quindi può essere anche non una visita ispettiva, ma semplicemente il garante che dice: bene, voglio vedere se le tue politiche del trattamento sono conformi. Quindi anche qui può essere a distanza piuttosto che in loco, e su questo vi fornerò ulteriori chiarimenti. Apro una brevissima parentesi sull'importanza delle politiche del trattamento. Allora, altro aspetto abbastanza rivoluzionario del GDPR è l'articolo 24,2, il quale per la prima volta introduce, non è un obbligo assoluto, ma diciamo è un suggerimento fortemente raccomandato, introduce la prospettiva per il titolare del trattamento di dotarsi delle politiche del trattamento. Ecco, le politiche del trattamento sono un aspetto rivoluzionario perché
i processi all'interno di un'azienda, piuttosto che la ripartizione delle responsabilità, la catena dei flussi, dei trattamenti, e quindi tutti quei processi e anche quei documenti, policy, linee guide, che possono attenere a una generale gestione del trattamento dei dati personali, sono poi quelli che facilitano anche, lo vedremo, le visite ispettive, o possono essere fornite in esercizio di questo specifico potere, valutazione e revisione delle misure di protezione dei dati, ecco, possono essere l'oggetto di questo potere di indagine dell'autorità. E anche su questo lo vedremo, perché è un aspetto particolare. Poi, nell'ambito dei poteri di indagine, sono inclusi il riesame delle certificazioni, il potere di notificare, a seguito dell'indagine ovviamente, le presunte violazioni del GDPR, e il potere di ottenere l'accesso a tutti i locali e a tutti gli strumenti. E vedremo come, perché generalmente l'accesso ai sistemi è un accesso di tipo ingegneristico, viene spesso fatto dagli ingegneri quando fanno le visite ispettive. I poteri correttivi sono quelli che vi fanno capire ancor di più il diverso ruolo, non solo sanzionatorio o da carabiniere dell'autorità, perché ogni autorità ha il potere di rivolgere avvertimenti, cioè dice: guarda, cartellino giallo, ti indico, ma questo anche sulla base di una risposta a una richiesta di consulenza. Se io ho anche, ad esempio, nell'ambito delle notifiche da breach, che senz'altro sono una possibile violazione, però il garante ha la possibilità, nell'ambito delle sue funzioni, controlli, indagini, risposte a segnalazioni, risposte a richieste di parere, risposte a quesiti, sono tutte modalità di contatto con l'autorità, può rivolgere avvertimenti al titolare su trattamenti suoi che possono verosimilmente violare le norme. Quindi ti corregge, dice: guarda, in risposta a un tuo quesito o mi sono avveduto, revisionando le tue politiche, di una tua situazione particolare, ti dico che potresti violare queste norme. Rivolgere ammonimenti, cioè la norma l'hai violata, però ti salvo, era il discorso che facevo prima sulle persone fisiche, e il potere tipico dell'ammonimento, quello verso i titolari persone fisiche, rivolgere ammonimenti nel caso in cui ci sia stata una violazione. Non ti sanziono, ti ammonisco, attento che la prossima volta arrivo e ti sanziono, perché uno dei criteri per l'applicazione delle sanzioni e per la commisurazione dell'importo della sanzione, come sapete, è l'essere recidivo, tra quella marea di criteri che vengono elencati tanto dall'articolo 83 quanto dalle linee guida sulle sanzioni. Ha il potere di ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti, un titolare sarebbe folle a non rispondere. Ingiungere, poteri ingiuntivi di conformare i trattamenti alle regole previste dal GDPR. E questa lettera E io ho provato per la prima volta a farla in pratica, esercitare al garante, ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali. Proprio di recente ho fatto una segnalazione ai sensi dell'articolo 34, perché in occasione di una gravissima violazione dei dati personali o data breach che ha interessato un fornitore di fatturazione elettronica, quando ho visto l'avviso ridicolo, ci scusiamo del disturbo, abbiamo subito un attacco hacker, ho detto: beh, qui stiamo parlando di dati delicati, quindi ho chiesto a loro in prima battuta, al loro responsabile, di avere le informazioni sul tipo di attacco, su cosa era successo, quindi le tipiche informazioni che sarebbe obbligato a dare sensi dell'articolo 34 quando il rischio è elevato e quindi si deve comunicare la data breach all'interessato, oltre ad averla notificata all'autorità ai sensi dell'articolo 33. Nessuno mi ha risposto, ho fatto la segnalazione al garante. Guarda caso, il minuto dopo mi è arrivato l'incident report da parte del DPO di quella titolare del trattamento, dove praticamente ci si poteva anche deprimere rispetto alla inesistenza di misure di sicurezza, tant'è vero che in uno dei successivi avvisi che poi modificavano hanno scritto che il loro reparto IT aveva dato affidamento a un'azienda specializzata nella security di capire quello che era successo e di metterci una toppa, quindi fino a quel momento che avevano fatto non si capisce. Però io scrissi al garante con la segnalazione dicendo: ai sensi articolo 34, ai sensi del potere di ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato l'incidente, le misure previste, come le contiene, le conseguenze sui miei dati, bene, il garante non l'ha esercitato quel potere, perché subito ha aderito quel titolare del trattamento fornendomi il rapporto di incidente. Però è questo un altro potere dell'autorità. Ovviamente
vado, diciamo, velocemente, ha altri poteri di imporre limitazioni provvisorie o definitive al trattamento, di ordinare la cancellazione, può revocare le certificazioni e può infliggere, ecco perché qui uso la capital letter, la sanzione amministrativa in aggiunta alle misure previste. Quindi la sanzione può essere anche accompagnata da poteri coercitivi o ingiuntivi come la cessazione del trattamento o in luogo di tale misure. Quindi c'è un rapporto di suggerito di alternatività. E può ordinare la sospensione dei flussi di dati nei confronti di paesi extra UE. Vado rapidamente, poteri autorizzatori e consultivi, può fornire consulenza, e questo diciamo non solo nella valutazione d'impatto, come dicevo prima, ai sensi dell'articolo 36, ma in generale può fornire consulenza. Rilasciare su richiesta pareri, quindi può essere utilizzata l'autorità come un avvocato che rilascia pareri pro veritate. Ha poteri autorizzatori, ovviamente, rilascia i pareri sui codici di condotta e c'ha tutta una serie di funzioni che dovrebbero essere esercitate per nostra utilità, ma il garante ancora non li ha esercitati, alcuni garanti europei invece sì, per esempio adottare le clausole tipo sulla protezione dei dati, autorizzare le clausole contrattuali standard, rilasciare proprie certificazioni. Faccio una considerazione sulle certificazioni, perché si parla di certificazioni a sproposito in questo paese. Allora, sappiate che le uniche autorità che hanno il potere di certificare sono il governo italiano attraverso Accredia e l'autorità garante. Tutti quelli che cominciano a proporre corsi certificati, DPO certificati, certificazioni a destra e a manca, sono anche le certificazioni ISO non vi mettono al riparo, il garante lo ha detto più volte, o le certificazioni UNI, sono fuffa, non c'è alcun potere certificativo derivante da soggetti diversi dal governo Accredia o dal garante per la privacy. Quindi diffidate quando vedete qualcuno che vi propone un bene, un servizio, un corso certificato da nessuno, perché non lo può certificare nessuno, neanche soggetti, diciamo, ad altezze insospettabili. Rapidamente, vi ho detto prima che le autorità possono intervenire a verificare i vostri trattamenti. Diciamo che il mercato e il territorio del trattamento ormai è l'Europa, quindi non c'è un problema di nazionalità, c'è un problema di Europa e di extra UE. E i trattamenti possono essere, come non mai in questa fase storica, transfrontalieri. E il GDPR contiene proprio la definizione di trattamento transfrontaliero, che ancora una volta non è legato ai confini o al territorio, perché si ha un trattamento trasfrontaliero, ovviamente nel caso più tipico, quando ci sono lo stesso titolare del trattamento, il responsabile, a stabilimenti in più stati dell'Unione Europea. E poi vedremo qual è quello dove c'è lo stabilimento principale. Ma è trattamento trasfrontaliero anche il caso in cui un titolare del trattamento ha un unico stabilimento in un unico paese, ma da quel trattamento derivano effetti sulla sfera di interessati che si trovano in paesi diversi da quello dove lui ha il suo unico stabilimento. L'esempio che viene fatto nelle linee guida, vi ricorderete che tra le prime linee guida emanate già nel 2016 a dicembre ci fu quella sulla individuazione dell'autorità capofila, c'è un meccanismo di coordinamento anche piuttosto complicato previsto dal GDPR, e quelle linee guida stabiliscono quando, a fronte di un trattamento trasfrontaliero, cioè un trattamento che si ha in più stabilimenti dislocati in più stati dello stesso titolare, o un trattamento in uno stabilimento unico che impatta sulla sfera degli interessati che sono stabiliti o non sono stabiliti, si trovano in diversi stati, bene, e quando si ha un trattamento trasfrontaliero si deve individuare qual è l'autorità competente, che sarà l'autorità capofila, e qual è l'autorità interessata, che svolge una funzione di supporto nelle indagini e di coordinamento. È il motivo per cui, vi dicevo prima, potreste avere l'autorità olandese che fa l'ispezione insieme all'autorità italiana, perché per esempio una vostra azienda cliente ha svolto dei trattamenti che impattano su interessati olandesi, oppure potreste avere l'autorità italiana che, ed era il caso di quella prima slide, l'autorità italiana che viene delegata, perché l'autorità capofila, quella che sarebbe in prima battuta competente,
gli dice: guarda, occupati tu di questo titolare italiano rispetto a trattamenti che interessano i miei cittadini, e quindi sei tu che vai ad avere competenza su persone che non si trovano nel tuo paese. Quindi ci sono tanti possibili scenari nello svolgimento dei rapporti tra le autorità e tra autorità capofila e autorità interessate. Tornando alla definizione di trattamento transfrontaliero, le linee guida fanno questo esempio. Allora, un'azienda con stabilimenti in Francia e Romania sicuramente ha un trattamento transfrontaliero, perché lo stesso titolare che ha più sedi in Francia e Romania svolgerà dei trattamenti in quei paesi, però può darsi pure che quello stesso titolare abbia un unico stabilimento in Francia con un, per esempio, programma marketing indirizzato per i suoi prodotti o servizi ai cittadini della Romania, e allora quel programma marketing renderà competente l'authority della Romania anche per l'impatto che quel trattamento può avere sugli interessati. E quindi sostanzialmente queste linee guida ci dicono come individuare l'autorità capofila in caso di trattamenti trasfrontalieri, ma non lo dicono solo alle autorità, lo dicono anche a voi, cioè rispetto a trattamenti di un vostro cliente che può avere o più stabilimenti o fare trattamenti che impattano su cittadini di diversi stati dell'Unione Europea, dovete essere anche voi a impostare una previsione di quello che in caso di esercizio dei poteri dell'autorità sia l'autorità che viene a controllare. Quindi come si fa? Allora, queste linee guida dettano dei criteri basati su dove si trova lo stabilimento. E attenzione, qui veniamo ad un aspetto molto importante. Uno può pensare che l'autorità capofila è, come ci dice la definizione di trattamento trasfrontaliero, l'autorità capofila è quella del paese in cui si trova la sede legale del titolare del trattamento. Manco per niente, perché il criterio vero è quello della sede centrale amministrativa, intesa come luogo dove si prendono le decisioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento. Il che vuol dire che possono esserci benissimo dei casi di un titolare del trattamento, un'azienda che ha la sede legale a Roma, ma le decisioni operative, gestionali, quindi le decisioni sulle finalità del trattamento, sono prese in uno stabilimento super secondario che sta in Romania. E allora lo stabilimento principale che individua l'autorità capofila sarà quello della Romania. Ricordo sempre che la normativa sulla protezione dei dati è sempre stata, per sua caratteristica, trasversale. Non gliene importa niente alla normativa chi è il datore di lavoro, che qualifica lavoristica. Quando si parla di trattamento dei dati, per esempio nel contesto lavoristico, si utilizza sempre il termine lavoratore, perché il termine dipendente, il part-time, non gliene importa niente alla normativa. È trasversale perché prescinde da qualifiche lavoristiche, societarie, cioè non c'è mai una congruenza tra la regolamentazione che può derivare da una certa attività societaria, lavoristica, e invece quella stessa attività presa come trattamento dei dati, le regole che sulla protezione dei dati a quel trattamento si applicheranno. E anche qui vedete che si prescinde da una certa visione corporate dell'attività, della sede legale. Si dice: dov'è il posto dove quel soggetto ha comunque una sede amministrativa, una sede secondaria, dov'è il posto in Europa dove il titolare che ha più sedi si prendono le decisioni? Tant'è vero che questa slide nella parte finale ha una serie di domande che vi dovete porre per capire, ovviamente può essere anche il caso che la sede legale coincida con l'amministrazione centrale, sia quello il luogo che incardina la competenza dell'autorità capofila, ma può anche essere non vero quello che ho appena affermato. Allora ci dobbiamo porre queste domande: dove viene dato il via libera alle decisioni su finalità e mezzi del trattamento? In quale paese, nel caso di trattamento trasfrontaliero, abbiamo visto prima cosa significa, vengono prese le decisioni aziendali? Ecco, elementi di fatto: dove si trova il management, gli amministratori, qual è l'organismo societario, dove si trova l'organismo societario dove si prendono le decisioni operative della società? Può essere anche che la sede legale sia una scatola vuota e la considerazione di questi elementi di fatto portino a individuare in un paese diverso da quello dove il titolare ha la sede legale il reale ruolo che poi incardina la competenza dell'autorità
che sarà competente. E ovviamente una volta che viene individuata l'autorità competente come capofila, questa può anche per ragioni di opportunità o di vicinanza a quel titolare del trattamento delegare quella che prende il nome di autorità interessata. Il caso che fanno, avevo già fatto anche prima, le stesse linee guida è quello del titolare con stabilimento a Parigi che lancia una campagna marketing, qui è Portogallo, prima avevo detto Romania, e con autorità CNIL, in questo caso, che dice a quella portoghese occupatene tu perché l'effetto della campagna marketing del mio titolare francese si riverbera sui tuoi interessati in Portogallo. E quindi anche se quell'autorità non sarà la capofila ma l'interessata, sarà quella che, dovendo poi informare con dei meccanismi l'autorità capofila francese, svolgerà le indagini e quindi eserciterà i poteri che abbiamo visto. Finita questa prima parte di introduzione a quelle che sono i poteri, il ruolo, la configurazione soggettiva delle autorità, vengo a spiegarvi quello che vi dovete aspettare nell'esercizio da parte del garante italiano dei poteri come previsti dal GDPR e come previsti anche dal codice della privacy che abbiamo visto integra anche alcuni poteri tra quelli elencati dagli articoli 57 e 58 del GDPR. Allora, gli articoli in questione sono appunto il 157 e il 158 del codice della privacy e i poteri del garante, e quindi parliamo del potere di indagine, quindi gli accertamenti del garante, quindi ora parliamo dell'articolazione in sede nazionale di uno dei poteri, del potere di indagine, quindi il potere di accertamento. Come accerta il garante? Da quali casistiche nasce il potere di accertamento? Come vi dovete aspettare e perché una visita ispettiva? Allora, intanto il potere di accertamento individuato da questi due articoli, e ricordateveli bene perché dopo vi spiegherò come controllare le deleghe del garante quando arrivano dal vostro cliente, perché un conto è una delega 157 che il garante fa alla Guardia di Finanza e al personale per andare a controllare, e un conto è una delega 158, tenetevelo a mente perché ci arrivo tra pochissimi minuti. Allora, ai sensi di questi due articoli, il potere del garante si estrinseca, e quindi l'accertamento è diverso anche quanto alle modalità con le quali si estrinseca, attraverso o la richiesta di informazioni, e quindi vi arriva perché un soggetto, un cliente, un lavoratore, un qualsiasi interessato ha fatto una segnalazione al garante, oppure ha depositato un reclamo, in quel caso poi dovete essere, diciamo, tra virgolette, notificati per partecipare. Quella è tutta un'altra procedura di cui però non parliamo, però l'aspetto da considerare è che non c'è cosa più semplice, soprattutto dopo che anche il reclamo è stato reso del tutto gratuito. Prima sapevate che il garante aveva il potere di rimborso delle spese e quindi generalmente poteva o opporre in capo alle parti la somma di 250 euro a testa, a condannare non oltre ai 500 euro. Adesso anche il reclamo è diventato totalmente gratuito, quindi c'è un accesso alla via, delle contestazioni ancor più facilitato, e come era prima si poteva inviare, come oggi ai sensi articolo 144, anche una segnalazione, come ho fatto io. Ho detto: caro garante, questo ha subito una violazione dei dati personali e non mi ha reso le informazioni ex articolo 34, e allora il garante avrebbe potuto, prima di avviare un'indagine ispettiva, richiedere delle informazioni oppure richiedere l'esibizione dei documenti. Scrive a quel titolare del trattamento e gli dice: mandami l'incident report in modo tale che io possa vedere se tu avevi predisposto quelle misure ex articolo 32 o se posso esercitare. Quindi generalmente l'accertamento che si estrinseca attraverso la richiesta di informazioni o la richiesta alternativa o cumulativa di esibizione dei documenti è prodromico alla visita ispettiva. È raro che finisca lì, a meno che siate talmente esaustivi, e questo è il consiglio, nel fornire le informazioni o i documenti, nello stoppare, cioè voi dovete rispondere, siete ovviamente obbligati, perché altrimenti è anche penalmente rilevante ai sensi del nuovo impianto, lo era anche prima, ma il nuovo impianto dei reati ha portato da 4 a 9 i reati, quindi insomma è un impianto che si è molto... si è reso molto più severo rispetto al passato, quando in una prima bozza del nuovo codice della privacy si era depenalizzato quasi tutto. Comunque, dovete già porvi il problema: se vi arriva una richiesta di informazione o la richiesta di esibizione dei documenti,
in cui il garante vi spiega anche chi è che ha segnalato, a meno che non agisca d'ufficio. Ma questo è un potere che viene esercitato sempre solo a seguito di reclami, di segnalazioni. Il garante vi dice, guarda, questo è venuto da me e mi ha mandato questa email dove ha contestato questo. Tu mi devi dire tutta una serie di informazioni. Allora già dovete rispondere nell'ottica di difendere e nell'ottica di spiegare quanto più possibile, in modo tale che già a livello di interlocuzione documentale il garante possa essere soddisfatto e non vada invece ad svolgere una vera e propria visita ispettiva, che è sempre molto più, uso un termine tecnico, rognosa. Se lo fa, svolge l'accertamento attraverso il terzo punto, attraverso la modalità di accertamento nei luoghi dove si svolge il trattamento. Il luogo può essere generalmente la sede dell'azienda, ma può essere, è un caso raro, io non, a dirvi la verità, non l'ho mai visto verificarsi, può essere anche un titolare persona fisica che riceve una visita ispettiva a casa sua, in luoghi di privata dimora o nelle loro appartenenze, in quel caso, o cosa strana, l'interessato deve dare il consenso a far entrare il garante ottiene un'autorizzazione dal presidente del tribunale. Quindi nei primi due casi si prescinde dalla visita ispettiva e l'interlocuzione è tutta a distanza, il mezzo che viene utilizzato è l'email, neanche la PEC. Invece nel terzo caso ci può essere una visita ispettiva che a quel punto è di duplice tipo: o è una visita ispettiva che va a analizzare profili documentali, processi, o è una visita ispettiva che oltre a questo va a ispezionare, quindi è un accesso ai sistemi e ai database e alle piattaforme. E allora, quando prima vi ho detto attenzione ai due articoli, perché quando il garante fa l'ordine di servizio e delega la Guardia di Finanza e il personale che poi procede a fare la visita ispettiva, lo fa sempre ai sensi dell'uno o dell'altra, oppure di entrambi. Di tal che se voi avete una delega che vi devono obbligatoriamente consegnare, il primo atto che vi consegnano in una visita ispettiva, e avete una delega ex articolo 157, cioè esibizione di documenti e richiesta di informazioni, ma non anche possibilità di ispezionare i sistemi e le piattaforme, se poi qualche ufficiale della Guardia di Finanza o qualche dirigente vi dice bene, adesso accediamo ai sistemi, voi lo stoppate, come è capitato più volte a me. Io poi mi ci diverto anche un po', nel senso, ma come? No, non avete una delega 158, che è invece la delega che include anche le ispezioni e l'accesso ai sistemi e alle piattaforme. Quindi è un modo, io in quel caso dissi, nel caso di un provider, tra le altre cose, vi siete dimenticati di far di scrivere bene la delega, tornate un'altra volta, perché comunque io ai sistemi non vi faccio accedere. E ai sistemi generalmente accedono gli ingegneri, vengono con gli ingegneri. Quindi, in base a questo articolo 158, il codice della privacy, il garante cosa può disporre? Accessi a banche dati o archivi, delega ingegneri, ispezioni nei luoghi dove si svolge il trattamento, altre verifiche, quindi non solo accessi, non solo richieste di informazione. Questa clausola è talmente generale da poter includere qualsiasi potere ispettivo e di indagine che rientri nella categoria delle altre verifiche nei luoghi dove si svolge il trattamento. Altre verifiche significa pure che quando vengono alla sede dell'azienda verificano anche misure, anche questo lo possono fare anche se non c'è nella delega, perché comunque è la legge che gli dà questo potere, possono anche fare delle verifiche sulle misure di sicurezza fisiche, sull'accesso alla sala server se è diciamo controllato, sul registro visitatori, cioè anche se nella delega non c'è scritto, per esempio è capitato più volte che venendo la Guardia di Finanza o il personale operante del garante, ora vedremo chi sono i soggetti incaricati, cominciassero a dire, beh, ma questo non ce l'ha l'informativa al registro dei visitatori? Quindi possono fare tutte le altre verifiche e comunque possono fare qualsiasi altra rilevazione utile al controllo rispetto alla delega che hanno. E ovviamente, sempre sensi articolo 158,
Questi poteri possono essere esercitati, perché quell'articolo fa riferimento all'articolo 62, alle azioni congiunte delle autorità, possono essere esercitate in maniera congiunta con altre autorità. Ora, questa norma, tanto l'articolo 62 quanto il 158, io l'ho sempre letta, nella loro combinazione di disposizione, come scissa dal discorso dell'autorità capofila che abbiamo fatto, dell'individuazione. Cioè, lì c'è una facoltà delle autorità, prescindendo dal trattamento trasfrontaliero, leggete bene l'articolo 62,1, e quando l'articolo 158 si riferisce all'articolo 62, si riferisce a quel comma 1, in cui generalmente può essere anche il caso che le autorità possano venire insieme perché così hanno deciso a fare un controllo. Ecco, ancora una volta, il quadro generale di quello che ci si deve aspettare. Ora, poi, ovviamente, certo che sarà quasi sempre il solo garante, però non si può escludere, per tutta una serie di meccanismi come quelli che stiamo vedendo, che le autorità vengano congiuntamente a fare dei controlli. Allora, cosa li fa scattare? Beh, in primo luogo li fa scattare la decisione di intervenire l'ufficio del garante. Come voi tutti sapete, il garante emana, giusto per darci un orientamento, un piano semestrale delle visite ispettive per categorie di titolari e per categorie merceologiche, e non necessariamente, dice il provvedimento che ogni 6 mesi, ora vedremo quello in corso cosa prevede, non necessariamente sono visite ispettive che nascono, quindi ci dice anche gli altri casi per cui scattano, dalla presentazione di reclami o di segnalazione da parte dei soggetti, che se vogliamo è la modalità principe che poi attiva il controllo ispettivo. Però il garante d'ufficio, quindi il primo caso, può essere disposta d'ufficio la visita ispettiva con un piano semestrale in cui il garante dice: attenzione, vengo a controllare questi, ma non è che ho esaurito, negli altri non inclusi in questo elenco sono tranquilli. Per esempio, nell'ultimo piano semestrale che è stato reso noto per il periodo luglio-dicembre 2019, sono previsti 100 controlli, secondo me ne faranno uno a settore, perché guardate cosa deve controllare. Tra questi 100 controlli ci sono l'attuazione della normativa sul whistleblowing, i trattamenti personali effettuati dagli istituti bancari per l'anagrafe dei conti e il rapporto tra anagrafe dei conti e banche, gli intermediari per la fatturazione elettronica, viva Dio, con tutti gli attacchi hacker che hanno subito e con tutta quella problematica che il garante ha segnalato nei provvedimenti, nei pareri ora obbligatori, lo erano pure prima, ma adesso altrimenti l'atto normativo perde di efficacia se non c'è il parere del garante, il parere che ha reso a novembre sulla normativa sulla fatturazione elettronica, ne ha resi più di uno, e ancora adesso ce n'è uno relativamente al decreto fiscale per il 2020, in cui proprio un paio di settimane fa in commissione parlamentare il garante ha detto: attenzione che state andando in violazione dei principi di proporzionalità con la possibilità di conservare e di incrociare i dati a scopi di lotta all'evasione, che portano alla conoscenza di tutta una serie di informazioni sui contribuenti che nemmeno l'Agenzia delle Entrate ha il diritto di conoscere. Trattamenti effettuati dalle società di marketing, trattamenti effettuati dagli enti pubblici su banche dati di notevole dimensione, il concetto di larga scala, e quindi su questi, scusatemi, ok, allora, le carte di fidelizzazione, le società che vi consegnano la cena a casa da Glovo piuttosto che Just Eat, e trattamenti in ambito sanitario fatto dalle società private, quindi le cliniche. Ora, come possono fare in 6 mesi su tutto questo settore 100 controlli? Li faranno, però secondo me se già vai a fare una visita ispettiva su un istituto bancario già ti porta, ecco, veniamo al discorso: quanto dura una visita ispettiva? Non è che ha una durata predeterminata. A seconda della grandezza dell'azienda può durare, se il titolare non è questa struttura così articolata, dura dalla mattina alla sera. In casi che sono capitati a me su multinazionali sono durati circa 5-6 giorni dalla mattina alla sera. Però guardate un po' il caso, erano sempre città meravigliose, cioè io ho una multinazionale con sede a Firenze e quindi si facevano le trasferte a Firenze, non solo noi, ma ovviamente, però al di là di questa battuta, la durata dura quanto la vogliono far durare, dura in base alla complessità degli accertamenti da svolgere, dura in base all'articolazione dell'interlocuzione che l'avvocato ha poi con i funzionari.
diciamo che c'è una interlocuzione che può essere anche ovviamente non aspra, perché però è un'interlocuzione motivata, una contestazione, non bisogna essere, ecco, un consiglio proni perché arriva la Guardia di Finanza o arriva il dirigente del Garante, perché attenzione, questi soggetti molto spesso possono rivelarsi completamente impreparati e incompetenti. Vi arrivano, ed ecco perché è importante l'assistenza di un avvocato che sappia bene la materia, vi arrivano con la lezioncina imparata in un corsetto fatto così. Una volta io ho avuto un finanziere che mi contestò sulla informativa sui certificati di malattia una parte che io avevo deliberatamente copiato dalla relativa autorizzazione generale, e quindi io gli dissi che stava contestando se stesso in quanto rappresentava il Garante, perché quell'autorizzazione e quel trattamento era autorizzato da un atto ufficiale dell'autorità che lui contestava, perché diceva non si poteva fare. Divenne tutto rosso e alla fine mi disse: vabbè, faccia lei il verbale e quant'altro. Quindi sappiate che la gran parte delle volte arrivano dei soggetti che non hanno mai questa preparazione minuta, articolata, ora come ora, addirittura con un quadro normativo che tra linee guida, GDPR, provvedimenti è diventato un quadro normativo monster. Quindi questo per quanto riguarda il semestre. Poi, come vi dicevo prima, non è detto che siano oggetto di controllo solo questi settori e solo questi titolari, perché in realtà il Garante andrà a controllare tutti, e quindi la riffa di chi cade nelle grinfie dei controlli dell'autorità andrà a controllare l'attuazione dell'articolo 5 e quindi i presupposti di liceità del trattamento. L'articolo 5 del GDPR è la bussola di tutto questo sistema. Andrà a controllare, quando questa è la base giuridica, le condizioni del consenso. Andrà a controllare le informative e i termini di conservazione dei dati, che sapete sono una delle novità, perché nell'informativa gli dobbiamo anche dire, come contenuto obbligatorio al nostro interessato, per quanto tempo conservo i dati o dargli un meccanismo per farglielo intuire. E poi può svolgere, e questo è sempre la clausola di chiusura dei piani ispettivi, e svolgerà ulteriori attività ispettive in relazione a attività, trattamenti, titolari anche non inseriti nel piano. Cioè, a dire: attenzione a tutti quelli che non ho elencato agli 8 punti precedenti, non siete salvi in questo semestre, potete fare quello che vi pare, perché posso controllarvi, e in più controllo tutti su quei presupposti che ho letto al punto precedente. Quindi l'ispezione o la visita ispettiva parte d'ufficio, oppure può essere la conseguenza di una segnalazione o di un reclamo. Questo è il caso più tipico: chiunque può rivolgere una segnalazione, chiunque può fare un reclamo, che è una contestazione articolata, perché si chiama reclamo, quindi si struttura un atto che viene poi depositato via PEC al Garante in maniera del tutto gratuita. Lo può fare la singola persona, non necessariamente l'avvocato, o lo può presentare ovviamente un avvocato. È possibile quindi che in caso di accoglimento del reclamo il Garante vada poi ad approfondire. Io per esempio ce n'ho uno molto delicato attualmente, che ho depositato contro un editore molto importante per l'attività di suoi giornalisti. Ecco, è possibile che poi, se questo reclamo venga accolto, il Garante vada da questo editore e dica: beh, fammi un po' vedere, visto che dal caso particolare è emersa una violazione, vediamo di allargare dal particolare al generale e di analizzare con una visita ispettiva la struttura delle politiche del tuo trattamento più ad ampio raggio. Il terzo caso per cui possono scattare le visite riguarda l'articolo 160 del codice della privacy. Le particolari richieste di accertamento riguarda un caso specifico che vi ho messo per completezza, e cioè per quanto riguarda i trattamenti dell'articolo 58, cioè quelli finalizzati alla difesa e sicurezza dello Stato, ci può essere un cittadino che chiede al Garante di fare una visita ispettiva a questi enti pubblici che gestiscono i trattamenti per la difesa e la sicurezza dello Stato. Il Garante è sostanzialmente valuta, può intervenire. A quel punto ci sono delle particolarità procedurali, perché stante la particolare natura pubblica e delicata del titolare del trattamento, dai servizi segreti a enti governativi, la visita ispettiva la può fare solamente un membro delegato del collegio. Cioè il collegio ha 4 membri,
e uno di questi viene delegato e può essere solo lui che accede a quelle informazioni. Interessante notare che se il cittadino attiva la visita ispettiva e il garante decide di farla, è obbligato a quel punto a dare riscontro sull'esito della visita ispettiva all'interessato che ha proposto e ha segnalato questa necessità. Questo è un caso molto particolare, però regolato. Molto più interessante è il quarto caso da cui può scattare una visita ispettiva, perché riguarda una delle novità invece del codice della privacy. La visita ispettiva può scattare a seguito di sentenze emanate dai giudici in sede civile o a seguito di indagini in sede penale o anche di sentenze in sede penale. Perché adesso c'è un obbligo di interlocuzione tra l'autorità garante e l'autorità giudiziaria di informarsi vicendevolmente onde attivare le rispettive competenze. Spiego dal legalese. Ci sono delle slide dopo. Sostanzialmente, per quanto riguarda il penale, ogni qualvolta che il garante ravvisa estremi di reato, ma questa non è una novità, deve informare il pubblico ministero. Il pubblico ministero che indaga su reati ex articolo 167 e seguenti del codice della privacy deve obbligatoriamente informare il garante perché questo attivi il suo potere amministrativo di ispezione. Così come qualsiasi sentenza emanata in sede civile che abbia risolto questioni relative al trattamento dei dati personali deve essere notificata obbligatoriamente a cura della cancelleria al garante privacy perché compia l'autorità le valutazioni del caso se avviare attraverso l'esercizio del potere ispettivo una parallela e susseguente azione di accertamento amministrativo. Quindi vedete che e l'ho messo al punto 4 riservandomi poi di dettagliare come in parte ho già fatto ma poi con le slide successive farò, vedete che questo caso da cui può nascere una visita ispettiva amplia di molto le possibilità, perché un conto è dire come si faceva sbagliando prima, ti pare che beccano proprio me nel mare magnum dei titolari da controllare, se adesso ci sono addirittura gli obblighi di attivazione dell'autority a seguito di contenziosi giudiziari in sede civile, ovviamente che riguardino il trattamento dei dati personali, ma come sapete molto spesso ormai ce lo si mette dentro in un atto o in un ricorso l'aspetto della protezione dei dati, o addirittura ci siano anche solo indagini svolte al pubblico ministero e quindi anche l'autorità giudiziaria può essere un motore che attiva l'ispezione del garante, bene, voi capite che queste novità che sono inserite nel nuovo codice della privacy ampliano la prospettiva di ricevere una visita ispettiva. E poi il 5, torno a quelle attività di revisione delle politiche del trattamento svolte dal titolare o dal responsabile, che era una particolare modalità, ve l'ho detto in una slide precedente, dello svolgimento delle visite ispettive. Allora, la revisione delle politiche dei dati personali sono una modalità particolare, un potere particolare che l'articolo 58 del GDPR ha concesso all'autorità nazionale. Quindi, indipendentemente dal fatto che ho ricevuto un reclamo, una segnalazione, il giudice mi ha notificato la sentenza, io posso esercitare un potere che va a non tanto ispezionare, perché ecco cosa che non vi ho detto, invece è importante da dire, le visite ispettive sono sempre limitate dalla delega. Quando si presenta la Guardia di Finanza o il personale operante, poi ora vediamo chi sono i soggetti, vi rilascia questa delega. Voi ve la leggete bene, perché è l'orticello all'interno del quale si potranno muovere, e cioè, se come prima avevo detto non c'è il 158, già non potete consentirgli legittimamente l'accesso ai dati, ai sistemi e ai database. Ma anche quando è una delega ex 157, esibizione dei documenti, ci sono 5 o 6 punti che il garante chiede alla Guardia di Finanza o al personale procedente di controllare. Come è rilasciato l'informativa, se hai nominato le persone autorizzate, le basi di legittimità del trattamento e relativamente, questa delega è sempre relativa ad una vicenda particolare, ok? Quindi se è vero quello che vi ho detto prima, che possono compiere rilevazioni e verifiche qualsiasi, sempre però legate all'orticello della delega. Cioè non è che vi possono fare un'ispezione generalizzata, perché questa è l'ispezione generalizzata, cioè la revisione di tutte le politiche del trattamento. È un potere di indagine
particolare e diverso da quello ispettivo che nasce dal reclamo, dalla segnalazione o anche nasce d'ufficio dal garante che poi con la delega va a dettagliare, dettaglia un orticello, ok? Se invece, ed è questo il quinto caso di diverso esercizio del potere di indagine e di diversa esplicazione della visita ispettiva, se il garante decide di fare una revisione generale rispetto a un titolare del trattamento, delle politiche del trattamento, ovviamente questa sarà una visita ispettiva generalizzata un po' su tutto quanto. E non è tanto una visita ispettiva perché la revisione delle politiche del trattamento può anche verificarsi a distanza o addirittura è il garante che vi convoca alla propria sede e dice bene, spiegami come funzionano le tue politiche. È diverso questo esercizio del potere ispettivo dalla visita ispettiva vera e propria, tanto è vero che la visita ispettiva vera e propria può seguire all'esercizio del potere di revisione delle politiche. Quindi cosa può accadere? Può accadere che ad esempio il garante convochi un titolare presso il garante stesso e lo interroghi o gli chiede di esibire informazioni, oppure può fare delle revisioni anche a distanza, va ad analizzare il suo sito web e a seguito di questo potere così esercitato può decidere di fare una visita ispettiva a quel punto generale. Quindi io l'ho chiamata in questa slide una sorta di previsita ispettiva. Se emergono delle criticità dalla valutazione, dalla revisione delle politiche del trattamento, il garante può fare la visita ispettiva vera e propria. Chi sono gli ispettori che arrivano da voi e a quel punto con grande gentilezza li si accoglie, li si deve sistemare? Quindi, prima domanda, ci avvertono che arrivano? Non è detto. Dipende dalla cortesia del singolo davvero, perché non c'è un obbligo, quindi le visite possono essere tranquillamente a sorpresa. Prima del GDPR c'era un'attitudine del garante che avvertiva 48 ore prima con un fax, quindi il titolare riceveva un fax, tra 48 ore vengo a controllarti. Ovviamente in molti casi i titolari non adeguati secondo me si correva anche di notte per cercare di farsi trovare pronti. Oggi questo non capita quasi più. Le visite possono essere preannunciate perché questo prevede il codice della privacy, ma non è obbligatorio, quindi dipende caso per caso. In ogni caso, anche se sono visite a sorpresa, ovviamente esibiranno il loro tesserino e consegneranno la delega. Generalmente chiamano prima per sapere a chi rivolgersi quando arrivano, però vi ripeto, è molto raro, quindi consideriamo le visite ispettive oggi, consideriamole a sorpresa. Arrivano, esibiscono il tesserino e danno la delega. A quel punto occorre predisporre una stanza dei locali aziendali e l'assistenza al personale procedente, che ora vi dico di chi può essere formato, e bisogna allertare tutti i responsabili delle unità produttive perché generalmente si svolge una serie di interviste che vengono verbalizzate, quindi poi a me spesso è capitato di dovermi precipitare perché mi chiamavano e mi dice guarda è venuto il garante, quindi abbandonavo quello che dovevo fare per dedicarmi al supporto del cliente in sede ispettiva. Chi arriva? Possono arrivare ovviamente funzionari o dirigenti delle unità dipartimentali del garante competenti per materia. Se voi siete un provider, arriveranno i funzionari o i dirigenti del settore reti e comunicazione elettronica. Vedete, tra parentesi, vi ho messo come è strutturato il garante, quali sono le unità dipartimentali e quali sono gli uffici, e ogni ufficio è competente per il trattamento che si svolge in un certo contesto, dalla sanità al settore pubblico, alle reti e comunicazioni, al marketing. Quindi arrivano o il dirigente o i funzionari addetti, e come vi ho detto possono arrivare delle persone che non hanno questa preparazione, che però ovviamente si sentono e sono il garante, e quindi un certo impatto psicologico sul vostro cliente ce lo possono avere. Non ce l'hanno certo sull'avvocato, non ce lo devono avere sull'avvocato, anzi l'avvocato deve essere consapevole che
dovrebbe saperne anche più di loro. Poi arrivano quasi sempre insieme a questi i militari della Guardia di Finanza, la quale Guardia di Finanza ha un dipartimento che è Funzione Pubblica e Privacy, che ha una pluriennale protocollo d'intesa col garante, per cui anche qui arrivano, io li ho spesso chiamati, adesso non vorrei che la registrazione Rosario ne portasse all'incriminazione, però l'ho chiamati spesso i marescialacci della Guardia di Finanza, perché arrivano, se il personale del garante non ha tutta questa competenza, a volte i marescialli della Guardia di Finanza, diciamo ancora peggio, perché spesso hanno fatto un corso di formazione e sono andati al Dipartimento Funzione Pubblica e Privacy. Spesso può capitare che arrivino solo loro, ci può essere anche il caso di una visita ispettiva fatta solo dai militari della Guardia di Finanza. Altra indicazione pratica rilevante che il vostro cliente vi chiederà senz'altro: ma possono fare gli accertamenti tributari? Assolutamente no, quella Guardia di Finanza lì è solo una longa manus del garante, ed è una longa manus che può sfrugugliare all'interno dell'orticello che vi ho detto, di cui alla delega, che è il primo atto che vi consegnano. Possono intervenire, devo dire non l'ho mai visto in pratica, rappresentanti di altri organi dello Stato, spesso funzionari dell'AGCOM in casi particolari, a cui il garante possa richiedere la collaborazione. Possono intervenire i membri di autorità europee se c'è una visita congiunta. Possono intervenire consulenti privati, anche avvocati, di cui per particolari esigenze il personale procedente si può servire, quindi può arrivare l'ingegnere. Spesso gli ingegneri sono essi stessi dipendenti dell'autorità garante, che sapete ha una struttura di soggetti dipendenti pubblici che vengono chiamati da altre amministrazioni, perché questo prevede la strutturazione del garante. Però ci può essere anche un consulente privato che venga assoldato dal garante come una sorta di controparte dell'avvocato del cliente, spesso sono ingegneri. Oppure nel caso che vi ho detto molto particolare, nel caso di accertamenti su trattamenti per difesa e sicurezza dello Stato, può intervenire solamente un componente del collegio del garante delegato. E quindi abbiamo detto che il garante in questa visita ispettiva vi comincerà a chiedere a quel punto tutto, di fornire informazioni, di esibire documenti e di esibire il contenuto dei banchi dati. Attenzione, non è che è una ghigliottina, nel senso che se non trovate un documento, perché spesso sono documenti societari, spesso in realtà di grandi dimensioni, è anche difficile trovare, magari arriva il garante nel giorno in cui quel responsabile particolare è in ferie, non è che si blocca o è malato, non è che si blocca l'ispezione. Allora voi avete sempre la possibilità di riservarvi la produzione di informazioni o di documenti entro un termine, che poi è generalmente di 15 giorni, che il garante è tenuto a concedervi. Quindi quando vi chiede di fornire informazioni o esibire documenti, se quel documento in particolare non lo trovate o non c'è la persona che lo rende reperibile perché lo ha in gestione lui, potete sempre a verbale riservarvi di produrlo successivamente. A chi può effettuare la richiesta il personale procedente? A qualsiasi soggetto dell'azienda, il titolare, il responsabile, l'interessato, terzi in genere, addirittura anche terzi esterni all'azienda possono essere tra le fonti informative o di esibizione di documenti. Questo è previsto. Generalmente non è che la visita ispettiva impegna l'amministratore delegato o il direttore generale, funziona nella pratica così. Quando arriva la visita ispettiva, generalmente l'amministratore delegato, se presente, il direttore generale, se presente, o un rappresentante del senior management di alto livello li riceve, fa una presentazione dell'azienda, fa una presentazione, quando possibile, delle politiche del trattamento che quell'azienda adotta, e poi la visita ispettiva continua con interviste anche serrate con tutti quegli elementi dell'azienda che sono più vicini ai trattamenti. Quindi sicuramente sarà fondamentale avere il dipartimento IT e il responsabile e le persone addette del dipartimento IT, il dipartimento marketing, ripeto, se però la delega prevede accertamenti su quella tipologia di trattamenti. Quindi da questo punto di vista è ovvio che poi la visita viene condotta
attraverso le interviste di soggetti aziendali che sono vicini al trattamento, salva una presentazione che il signor management, nella persona dell'amministratore, del direttore o di chi altro, può svolgere come cortesia istituzionale di accoglienza del personale procedente. Come vi dicevo prima, non è detto che vi sia una preannuncio di questa visita, ma è possibile che possa essere, questo dice, vedete, l'articolo 159,5 del codice della privacy, possa essere anticipata via email la visita ispettiva medesima. Ovviamente ci sono due aspetti. Il primo è ovvio, quello della verbalizzazione. La verbalizzazione è continua. Se fate 5 giorni di visita, come a me mi è capitato, sono 5 giorni di verbalizzazione. E attenzione, perché la redazione del verbale, questo è un consiglio pratico che io vi do, perché io sono sempre attento riga per riga, deve essere fatta immediatamente. Cioè, se a un certo punto intervistano il responsabile dell'IT e quello comincia a dire delle cose, non appena lui ha finito, non dico una frase, però appena ha finito la sua esposizione, controllate immediatamente quello che il solerte finanziere o funzionario sta verbalizzando, perché se lo fate alla fine, è molto più difficile chiedere la modifica del verbale. Invece fate una verifica a stadi successivi, la chiamo io, e se c'è qualcosa che quello ha capito male, o l'intervistato ha spiegato male, o che il finanziere ha riportato male, voi da avvocati siete subito pronti a intervenire dicendo: guarda, non voleva dire questo, oppure guarda, modifica questo. Su questo devo dire c'è la più ampia collaborazione del personale procedente. Questo implica ovviamente che l'avvocato conosca perfettamente le politiche del trattamento e la realtà aziendale che è oggetto dell'ispezione. A me molto spesso è capitato di dover modificare proprio con questa modalità immediata delle cose che, devo dire, qualche volta anche con un po' di malafede erano state scritte. Quindi il processo verbale si fa continuamente, poi si chiude la visita ispettiva e si firma ovviamente presa visione, perché poi il verbale si può sempre contestare anche nelle fasi successive, però per presa visione delle operazioni compiute. Altra cosa che questa slide nella parte finale evidenzia è che, attenzione, che le visite ispettive possono riguardare, senza articolo 154, anche trattamenti cessati. E da questo punto di vista, a me è capitato una volta di un cliente che non aveva mai fatto la notifica, era nel passaggio tra la notifica che si faceva col dischetto e la notifica fatta ai sensi del nuovo codice della privacy. Lui non aveva mai fatto quella col dischetto quando viene da me, e quindi non aveva fatto la notifica proprio in quelle modalità. In una visita ispettiva che aveva subito, gli avevano fatto una sanzione per omessa notifica di trattamenti del tutto cessati, che in quel caso, a proposito di competenza, si erano sbagliati, perché era risalente a più di 5 anni prima, per cui è stata archiviata, perché sapete che si applica la legge 689 dell'81, quindi il termine prescrizionale quinquennale per l'applicazione della sanzione. Per cui, però, questo per dirvi come esempio del potere che il garante ha anche a svolgere visite ispettive su trattamenti cessati, per cui in un certo senso non si dorme mai sonni tranquilli. E ovviamente il garante ha l'obbligo, tornando al raccordo tra ispezione amministrativa e vicende giudiziarie, ha l'obbligo di denunciare i fatti configurabili come reati e perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Ovviamente se c'è un reato ai sensi dell'articolo 167 e seguenti del codice della privacy, la visita ispettiva si trasforma. Perché? Perché se il personale procedente ravvisa un reato, a quel punto la raccolta delle prove andrà cristallizzata ai sensi del codice di procedura penale.
e quindi ci sarà un irrigidimento della procedura per preservare l'acquisizione delle prove. Si applicherà l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione, che fa semplicemente riferimento alle modalità di acquisizione delle prove nel processo penale. Quindi da questo punto di vista, se la visita ispettiva prende una brutta piega perché c'è un trattamento illecito dei dati o ci sono altri reati, a quel punto il personale procedente appunto procede in questo modo. Vi ricordo sempre che quando anche il garante emette l'ordinanza, ingiunzione, eccetera, eccetera, si riserva sempre di valutare possibili profili di natura penale in circostanze particolari, che quindi l'esito con l'ordinanza, ingiunzione della visita ispettiva può non essere definitivo, ma speriamo che lo sia. Ecco, queste erano le slide particolari che vi avevo già anticipato prima, quando vi ho detto che una visita ispettiva può essere, il punto 4 di quella slide precedente, originata anche dagli obblighi di cooperazione istituzionale tra l'autorità giudiziaria e il garante. In sede civile, proprio l'articolo 154,6 prevede che copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice è trasmessa a cura della cancelleria al garante. Sarei curioso di avere delle statistiche su quanto i cancellieri si ricordino in questi specifici procedimenti giudiziari di fare la notifica al garante. E quindi il garante attiva le proprie valutazioni circa l'eventuale apertura di un'indagine ispettiva. Vi ricordo anche un'altra cosa, che il codice della privacy contiene un principio fondamentale all'articolo 130, perché spesso in sede giudiziaria si dice: ah no, non posso produrre questa prova, viola la privacy, eccetera eccetera. Allora, il codice della privacy in sede giudiziaria lascia spazio, quindi si tira indietro al codice di procedura civile o di procedura penale, ancora peggio, ma nei procedimenti civili posso produrre l'email di mia moglie, l'estratto conto di mio marito, l'SMS dell'amante che nel giudizio di separazione. Allora, non c'è codice della privacy. Il codice dice: si applicano le norme del codice di procedura civile che attengono alla formazione, acquisizione e produzione delle prove in giudizio. Questo per sfatare un po' la leggenda che il codice della privacy impedirebbe la formazione della prova. Viceversa, questa ve lo avevo già detto prima, dal punto di vista dell'impianto sanzionatore penale è previsto un meccanismo obbligatorio di reciproca informativa. Se il pubblico ministero ha notizia di reati privacy, informa senza indugio il garante, mentre il garante è una cosa diversa dall'obbligo della notizia di reato. Trasmette al pubblico ministero con relazione motivata la documentazione raccolta dello svolgimento dell'attività ispettiva o di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. Quindi attenzione, è una cosa diversa da quella che ho detto prima. Se emerge con chiarezza un reato di trattamento illecito, il personale procedente verbalizza, acquisisce le prove, come vi ho detto, con quella rigidità prevista dal codice di procedura penale, e lì si sono già fatti un'idea sul fatto che c'è un reato. Poi quel reato viene comunicato all'autorità giudiziaria e viene perseguito con l'apertura di un'indagine. Il caso di questa slide è diversa ed è appunto i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167 del codice della privacy, ripetuta nelle ipotesi di reato che seguono al 167 bis e ter. E cioè, il garante fa un'ispezione, ritiene che da questa ispezione ci potrebbe essere la configurazione di un reato, non c'è, per cui acquisisce le prove e denuncia. No, allora cosa fa? Il verbale e le informazioni raccolte e verbalizzate le trasmette al pubblico ministero, e a quel punto il pubblico ministero riceve non una notizia di reato, riceve la relazione del garante su cui lui decide se esisterà una notizia di reato, e dunque potrà aprire l'indagine. Quindi c'è una sottile differenza tra l'obbligo che ha, come ha ciascun cittadino, in caso di notizia di reato di notificarla all'autorità giudiziaria, e c'è poi questo caso particolare che è stato introdotto, è una novità del codice della privacy, in cui il garante trasmette la relazione al pubblico ministero dicendo: guarda tu se c'è la configurazione di un reato, perché per me potrebbe esserci. E concludiamo, così lascio anche spazio per delle domande, andiamo verso la conclusione, analizzando gli aspetti ancora più pratici delle visite ispettive, perché come
preannuncia questa slide, ci sono due regolamenti, il regolamento 1/2019 che regolamenta il procedimento interno di tutte le attività a rilevanza esterna, incluse le visite ispettive, e poi c'è il regolamento 2/2019 che detta la decorrenza dei termini per tutta una serie di attività, cioè il reclamo deve essere deciso entro 9 mesi, 12 in caso di particolari questioni, o c'è una tabella molto interessante perché vi dà un'idea dei termini allegata al regolamento 2/2019, ci sono anche i termini che il garante stesso si è dato per emanare quegli atti che si attendono, che prevede il GDPR, per esempio le clausole standard entro 18 mesi, le possibili clausole sulla nomina del responsabile che altre autorità hanno già fatto, del contratto ex articolo 28, anche qui entro 18 mesi, insomma c'è una tabella con vari termini. Invece qui il nostro codice della privacy, articolo 154,3, dice: per quanto non previsto dal regolamento, il garante disciplina, con proprio regolamento interno, le modalità specifiche dei procedimenti. Ed ecco come ha fatto il garante in sostituzione dei vecchi regolamenti del 2000 e del 2007, emanando il regolamento 1/2019 e 2/2019. Vediamo quali sono sostanzialmente le cose pratiche di maggiore interesse da tenere conto. Allora, dunque, l'ordine di servizio. Allora, decide il garante di avviare una visita ispettiva e fa un ordine di servizio. Anche questo vi viene consegnato insieme alla delega ed è un documento importantissimo da visionare. Se poi volete attaccare in sede di impugnativa, quando poi ci arriviamo, la stessa origine normativa dell'ispezione. Molto spesso potete contestare in sede giudiziaria la nullità amministrativa dell'atto da cui origina la visita ispettiva. Molto spesso sono scritte male le deleghe, ci sono delle attività o degli accertamenti svolti, come ho detto, extra delega, e quindi tutto quello che è la previsione sul procedimento amministrativo, perché attenzione, parliamo della visita ispettiva come di un procedimento amministrativo in tutto e per tutto regolato dalla legge 241 del 90 e in tutto e per tutto, per quanto riguarda i termini prescrizionali, l'aspetto sanzionatorio, regolato dalla legge 689 del 1981. Allora, l'ordine di servizio individua il titolare del trattamento, i poteri di indagine, l'ambito del controllo, come vi ho detto, l'orticello, il luogo, la sede del titolare del trattamento, chi è che può partecipare, il responsabile delle attività, gli ulteriori partecipanti e ovviamente le sanzioni ipotizzabili. E quindi sulla base di questo ordine di servizio poi vi arriva il personale procedente che può esercitare, l'ho detto più volte, lo ripeto anche in questa slide, tutti quei poteri di acquisizione di informazione. Tra questi il regolamento specifica che può farsi copia anche di intere banche dati o acquisire copia di supporti informatici. Non hanno il potere di asportare nulla in sede di visita ispettiva, tant'è vero che la conclusione standard del verbale è: il titolare dà atto che non è stato asportato nulla, ma possono fare copie anche di interi database, anche di database di grandi dimensioni, e portarseli via per il successivo esame. Molto spesso non c'è tempo di andare ad approfondire. Allora, se io ti chiedo la copia dell'intero database, quando torno io ufficiale procedente o personale del garante, torno al garante e nelle fasi successive di quel procedimento che è sempre in piedi di ispezione mi andrò a controllare quello che ho raccolto in sede di visita ispettiva. Ecco perché il verbale di operazioni compiute non conclude la visita ispettiva. La visita ispettiva prosegue a vostra insaputa nell'analisi che poi viene fatta dal garante, che ha il compito di emettere l'eventuale decisione interlocutoria ma finale per quel procedimento di archiviazione o di combinazione con l'ordinanza ingiunzione delle sanzioni. Ovviamente lo abbiamo già detto, avete diritto di farvi assistere da chi volete, non c'è problema, c'è la più grande flessibilità. Come si conclude una visita ispettiva? Senza contestazione di violazioni, ma non è detto che vi siate salvati, perché magari si sono fatti copia dell'intero database e la violazione la verificano dopo con calma analizzando il materiale raccolto, però ci sono dei casi in cui il verbale di operazioni compiute si chiude con la
presa d'atto che è stata svolta una visita ispettiva, non c'è da contestare nulla, oppure con la contestazione della violazione rilevata e addirittura in questi casi con la proposta di sanzione. Ma questo non deve spaventare, perché quel verbale che dice violazione di accertamento amministrativo, contestazione di violazione amministrativa, e vi dicono fatto le operazioni, tutto il verbale, tutte le interviste, alla fine dice bene, alla fine della visita ispettiva ritengo che tu, titolare del trattamento, abbia violato queste norme. A mio avviso si dovrebbe proporre una sanzione, prima era più facile perché avevamo i minimi e i massimi edittali. Oggi non so, perché ancora non mi è capitata, anche per gli otto mesi di moratoria di fatto, che poi non era una moratoria, però generalmente non mi è ancora capitata una visita ispettiva post GDPR. Prima c'erano i minimi massimi edittali, i finanzieri dicevano guarda, la sanzione comunque aspetta dalla tra 20.000 e 120.000 o così via. Anche questo verbale non deve sconvolgere, diciamo, il titolare del trattamento, vostro cliente che lo riceve, perché è semplicemente la conclusione di una primissima fase. Dopodiché le fasi successive all'indagine. Allora, ovviamente è il garante, l'unica autorità che ha il potere di chiudere il procedimento o di comminare le sanzioni. Quelle che sono contenute nei verbali che si chiudono con la contestazione di violazione e addirittura con la proposta sanzionatoria sono solo proposte della Guardia di Finanza o del personale procedente, che lasciano il tempo che trovano. Caso particolare, una grande multinazionale viene da me, tra quei clienti che hanno ricevuto le sanzioni prima diciamo di farsi assistere, dice guardi, ci hanno detto che lei ci potrebbe aiutare con questa sanzione da 2 milioni di euro che il garante ci ha fatto. Noi ho detto guardi, non è una sanzione che ha fatto il garante, è una proposta del verbale di operazioni compiute. Andando a leggere il verbale di operazioni compiute e la proposta, io diciamo resto a bocca aperta a proposito di incompetenza, perché non c'era alcuna violazione. Cioè, volete sapere cosa? Siccome questa è una compagnia molto ricca, e attenzione che c'è anche questo aspetto di far cassa a volte, era una compagnia molto ricca e quindi gli hanno contestato, per esempio, l'eterogeneità dei fini dell'informativa, facendogli 372.000 euro di multa per, c'era scritto, eterogeneità dei fini dell'informativa. Ma come, ti devo, c'ho la granularità delle finalità e la granularità del consenso, mi fai la sanzione di 372.000 euro? Amenità del genere. Questo cliente dice, senta, noi vogliamo pagare. No, no, assolutamente, non dovete pagare. Ora, attenzione, l'avvocato che dice, ma che possibilità abbiamo di risolvere questa situazione? Allora, se io ho detto, guardi, se io dessi una risposta del genere, la percentuale, le cose, cambiate immediatamente avvocato, perché se c'è un avvocato che dice, abbiamo la percentuale tot di vincere o di perdere, quello non è serio, perché nessun avvocato può mai garantire. Però io le posso dire una cosa diversa. Il fondamento giuridico di questo verbale è nullo, per cui mi prendo la responsabilità di chiedervi di non pagare, perché una volta che pagate la sanzione è finita, mi prendo la responsabilità perché a mio avviso ci sono ragionevoli e fondati motivi di controdeduzione che possono portare all'archiviazione. Volete sapere com'è finita quel procedimento ispettivo? È stato archiviato. Quindi io avrei potuto anche fare una, diciamo, farmi da 1 milione di euro, tanto ne avevano risparmiati 2, però in realtà in quel caso diciamo non ho fatto cassa io. Però questo per dirvi come a volte quel verbale, e quindi cosa capita dopo, va ad aprire un istruttore dove è il garante che decide. Infatti il garante, nel caso che vi ho appena raccontato, ha detto sì, effettivamente questa diciamo contestazione non è fondata giuridicamente, quindi siccome tutti gli atti devono essere motivati, anche quelli che dispongono l'archiviazione, ha riconosciuto la follia delle contestazioni che non avevano né capo e né coda. In un'altra contestazione, questa la fecero a sempre una multinazionale, gli contestarono che il consenso marketing non era stato suddiviso per mezzi del trattamento, cioè non per finalità, come era corretto, se faccio marketing io, se comunico a terzi, i consensi sono separati, ma all'epoca perché per ogni mezzo utilizzato si doveva
acquisire un consenso. Vuoi ricevere il marketing via SMS, via email, via fax e così via? Consenso moltiplicato per i mezzi. In quel caso non c'era scritto da nessuna parte all'epoca nel codice civile, anzi nel codice della privacy, anzi l'articolo 2 del codice della privacy prevedeva l'obbligo dell'alleggerimento degli adempimenti per il titolare del trattamento. Anzi, non solo non c'era scritto da nessuna parte che il consenso doveva, ai sensi dell'articolo 23, essere richiesto per ciascun mezzo del trattamento, ma guarda il caso, era stato emanato il provvedimento del garante del 15 maggio del 2003 che diceva: guardate, il consenso marketing è valido qualsiasi sia il mezzo utilizzato, è un consenso generale, purché siano differenziate, questo è sempre stato detto, le finalità. Ma per i mezzi, una volta che hai stabilito le varie finalità, qualsiasi mezzo utilizzato è coperto da quell'unico consenso. Questo provvedimento, il personale procedente della Guardia di Finanza in quell'ispezione non se l'era letto e quindi ha fatto una contestazione che l'avvocato che conosceva invece quel provvedimento ha fatto archiviare. Questo per raccontarvi anche delle esperienze pratiche per come reagire anche a un verbale di contestazione. Si avvia un'istruttoria preliminare e il garante può anche archiviare, come vi ho detto, può andare avanti. A quel punto voi avete 30 giorni di tempo nel momento in cui si avvia l'istruttoria e il garante può dire: bene, ho fatto la mia istruttoria preliminare e ritengo che la violazione ci sia. Quindi ti contesto, a quel punto io garante, o ti confermo in questa fase ancora interlocutoria i rilievi della Guardia di Finanza o del personale procedente, però ti confermo le norme che hai violato e ti do 30 giorni di tempo per rispondere, per presentare una memoria difensiva. A seguito di quei 30 giorni, il garante, anche se nella prima comunicazione di avvio del procedimento, perché si avvia solo in quel momento, vi dice: secondo me hai violato, può anche decidere di archiviare, oppure può non accogliere le vostre controdeduzioni e a quel punto può emanare un'ordinanza ingiunzione con la vera e propria sanzione. Ma non è finita neanche in quel momento, perché l'ordinanza ingiunzione, che a quel punto diventa un titolo esecutivo, voi la potete impugnare al Tribunale Civile col procedimento ex articolo 152 e quindi avviare un procedimento giudiziario per chiedere l'annullamento di quel provvedimento amministrativo che dispone l'applicazione della sanzione. Ora, mentre prima il garante in caso di ordinanza ingiunzione utilizzava questo piccolo ricatto, e cioè vi diceva: attenzione, allora, questa è la sanzione, abbiamo finito il procedimento, se tu non impugni me la puoi pagare a un terzo perché ti applico l'articolo 16 del DPR 689 del 1981, cioè la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta di un terzo del massimo edittale. E poi ti diceva, nella fine dell'ordinanza ingiunzione, in un riquadro con le istruzioni: carissimo, se vuoi me la puoi pagare entro 60 giorni ridotta di un terzo. Attenzione, se non me la paghi e fai il cattivo e ti presenti davanti al giudice, posso anche, ora non lo può più fare perché non è stata abrogata quella norma, posso anche quadruplicarti la sanzione in ragione delle condizioni economiche, l'articolo, il vecchio articolo 162 del codice della privacy. Tutto questo oggi è impossibile, sapete perché? Perché la possibilità di applicare la sanzione in misura ridotta all'articolo 16 del DPR 689 del 1981 è non prevista nei regolamenti, e cioè non è più possibile, è stato un tema di grande polemica e di grande dibattito in sede di lavori per la emanazione del codice della privacy coordinato. Quindi questo alle imprese, per esempio io che parlo spesso con Confindustria, loro sono rimasti sconvolti da questa impossibilità che a tutt'oggi c'è di pagare le sanzioni in misura ridotta di un terzo, perché non si applica più proprio l'articolo 16 della legge 689 del 1981, e quindi questo è un'altra valutazione da fare. Altra cosa che è capitata e che ricordo come consiglio spassionato a voi per i vostri clienti, e cioè le notifiche, o meglio le comunicazioni inerenti alla fase istruttoria, il procedimento, o l'archiviazione o l'ordinanza ingiunzione, avvengono solo ed esclusivamente via PEC. Se il titolare del trattamento non la apre la PEC,
può capitare quello che è capitato a un importante titolare del trattamento, sempre una multinazionale, fatta da 16 società, le quali a un certo punto mi contattano e mi dicono, guardi, due di queste società mi contattano e mi dicono, guardi, avvocato, noi abbiamo avuto questa sanzione da 80.000 euro al garante, dal garante. Che si può fare? Era il caso che vi ho raccontato prima, quello del consenso marketing. Guardate, presentiamo le controdeduzioni e furono archiviate quelle sanzioni. No? Mesi dopo, mi contattano sempre da quella multinazionale e mi dicono, ma guardi avvocato, ma qui c'è un decreto perché non sono stati pagati 80.000 euro. A quel punto a me prende un colpo, dico, ma forse mi sono perso io qualche notifica. Insomma, vado a vedere cosa era successo. Originariamente la sanzione di 80.000 euro, identica a queste società, era stata fatta a 3 società. Le due che mi avevano contattato avevano aperto la PEC reciprocamente e quindi avevo fatto archiviare quella sanzione. La terza, la PEC, l'ha aperta mesi dopo, quando non era più possibile fare nulla. Risultato, quella sanzione di 80.000 euro l'hanno preso e l'hanno pagata, quindi hanno buttato 80.000 euro per un caso che negli altri due, identico, era stato archiviato dal garante. Perché? Perché la PEC non era stata aperta. Questo per dirvi, non vi arriva l'ufficiale giudiziario, è una PEC che vi arriva dal protocollo del garante privacy. Vado alla conclusione, ovviamente il diritto di difesa, ovviamente potete nelle controdeduzioni, nella fase interlocutoria dell'istruttoria, presentare tutte le vostre argomentazioni. Ecco qui, vedete, nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, dice il regolamento, si osservano in quanto applicabili gli articoli, questo è nuovo, è la impossibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, da 1 a 9, da 18 a 22, il 16 non è più applicabile, quindi non è più applicabile il termine, la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta. Ovviamente è possibile ricorrere avverso i provvedimenti del garante privacy per nei 60 giorni successivi alla PEC che vi arriva con l'ordinanza ingiunzione, la potete impugnare di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria. È il tribunale civile competente che opererà ai sensi dell'articolo 10 del decreto 150 del 2011 col rito del lavoro. Ebbene, quindi io direi che ho finito di tediarvi e abbiamo anche uno spazio di 10 minuti per dedicarci alle domande e per concludere le nostre 2 ore di incontro. Nel frattempo vi ringrazio davvero per l'attenzione. Noi ringraziamo te Alessandro, è stato un intervento veramente illuminante. Prima domanda è, dicevi che il garante chiaramente può richiedere dei documenti e che comunque io per alcuni documenti ho 15 giorni di tempo per eventualmente non li avessi disponibili subito per poterli produrre. Sì. E qui faccio una domanda, credo che possa interessare tutti. Quali sono i documenti che posso produrre in 15 giorni? Perché immagino, faccio un esempio banale, che se l'ispettore mi chiede il registro, ovviamente devo produrlo immediatamente. Certo. Oppure, ecco, quindi distinguere cosa posso e cosa non posso presentare subito o successivamente, secondo me sarebbe una discriminante, insomma, importante. Ecco, quindi ti chiederei qualcosa va in un caso e cosa nell'altro. Allora, ovviamente, alla luce del GDPR, dovete considerare che ci sono dei documenti che è obbligatorio avere ed esibire immediatamente, per i quali giustamente non si può dire te li faccio avere nei 15 giorni perché non li ho mai redatti. Tra questi c'è il registro delle attività di trattamento, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 o obbligatorio ai sensi del comma 5 per chi non ha 250 dipendenti, c'è il registro delle violazioni nei casi di data breach, ci sono tutte quelle policy e documenti che il GDPR richiede obbligatoriamente di avere. Quando io parlo di documenti che posso esibire successivamente, parlo di specifici documenti che possono essere politiche interne. Per esempio, è un caso, l'IT ha fatto un security policy che ovviamente
non è un documento direttamente obbligatorio, ma senz'altro lo è ai sensi dell'articolo 32, perché lì c'è anche la necessità di documentare anche le revisioni periodiche, degli audit periodici di sicurezza. Non c'è in quel momento disponibile il rappresentante del Dipartimento IT, quel documento mi riservo di fartelo avere. Ce l'ho, ma non è tra quelli che devo avere. Quindi la distinzione, la domanda che fai è giustissima. Non mi posso riservare di produrre documenti che devo avere ai sensi degli obblighi diretti che il GDPR su certi documenti impone, per esempio la valutazione d'impatto, per esempio il documento che devo esibire su richiesta per il quale ho ritenuto di non dotarmi di un DPO, tutti quei documenti in negativo che le linee guida ai sensi di una malsana applicazione del principio di accountability prevedono e che non sono obbligatori nel GDPR, quindi un occhio diamolo anche alle linee guida. Quindi si parla di documenti che, diversi da queste categorie documentali che abbiamo visto, nella dinamica dell'organizzazione e dei processi documentali dell'azienda, l'azienda può o non può avere disponibili in quel momento o non avere disponibili e si può riservare di produrre successivamente. Grazie, passo alla seconda. Ispezione e rappresentante territoriale. Eventuali profili di responsabilità del rappresentante territoriale o comunque doveri ai quali è sottoposto nel corso di un'ispezione. Scusami, per rappresentante territoriale intendi? Intendo rappresentante territoriale di un'azienda extra UE quindi che è rappresentante territoriale. Faccio sì, il rappresentante del titolare del responsabile del trattamento, quello ai sensi dell'articolo 27. Esattamente. Sì. Allora, la responsabilità del rappresentante non c'è mai, anche perché se voi guardate l'articolo 82 del GDPR, gli unici responsabili dal punto di vista civilistico, eccetera, eccetera, sono il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Addirittura sapete che i subresponsabili non sono... ai subresponsabili non può essere imputata alcuna responsabilità perché del loro operato risponde il responsabile del trattamento che li ha nominati, così come è irresponsabile il data protection officer. Per cui la figura del rappresentante, che è semplicemente quella del rappresentante di un titolare, nel caso di ispezione, che è il soggetto che deve cooperare con l'autorità, le sanzioni saranno sempre la responsabilità sua per omissioni, potrà semmai valere solo ai sensi dell'atto di nomina che poi diventa un contratto con cui il titolare, un po' come si fa con i DPO esterni, cerca di recuperare quell'ambito di responsabilità giuridica che invece la normativa non prevede. Per cui direi che c'è nel rappresentante una irresponsabilità perché il suo ruolo è semplicemente quello di fare da tramite, ancora di più rispetto ai responsabili o ai DPO, di un titolare del trattamento che non è presente nell'Unione Europea. Quindi c'è ancora più un margine di irresponsabilità per eventuali atti o fatti o dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione. E quindi in quel caso, se l'ispezione viene fatta dal rappresentante, che potrebbe essere anche un professionista, vuol dire potrebbe essere anche un avvocato piuttosto che un qualunque altro professionista, non è neanche immediatamente, immagino, tenuto a produrre la documentazione, ma la acquisisce e la ribalta, se così posso dire, all'ispettore, corretto? Beh, in realtà allora dipende, perché quello che dicevi prima è applicabile anche al caso del rappresentante, cioè il rappresentante il registro lo deve avere. Perché è come il titolare presente in quel momento, quindi tutta quella documentazione obbligatoria da GDPR il rappresentante non può dire lo chiedo al titolare, perché il suo ruolo è proprio quella di esibirla e di renderla disponibile all'autorità. Può senz'altro dire, come direbbe qualsiasi soggetto interno dell'azienda, la policy non obbligatoria mi riservo di fartela avere, perché a maggior ragione in questo caso la casa madre statunitense me la deve mandare. Ma tutto ciò che è esibizione obbligatoria di documenti per cui c'è un diretto obbligo di esibizione, di detenzione, il rappresentante lo deve ovviamente, se non lo fa non è lui il responsabile giuridico, sarà comunque sempre il titolare o il responsabile che rappresenta. Posso fare una domanda io? Certo. Se non ce ne sono altri. È stato già, buonasera intanto avvocato, sono Alberto Foresti. È stato già sfiorato prima da Rosario la questione del responsabile, perché non essendoci ancora molta, diciamo, giurisprudenza appunto di ispezioni
e quant'altro, non si capisce, per esempio, nel caso A, se ci fosse un'ispezione da un titolare, come questo potrebbe creare un problema a un responsabile da un punto di vista della catena degli eventi, visto che comunque è appunto corresponsabile quanto lo è titolare per limitatamente a quei trattamenti. E invece mi chiedevo il contrario, in caso di un'ispezione presso un responsabile dove vengono verificate delle violazioni relativamente a dei trattamenti in capo a terzi, appunto al titolare. Mi è chiarissimo, posso risponderti proprio con due esperienze che ho avuto direttamente e che penso anche post GDPR portino alla stessa conclusione. In un caso, in una visita ispettiva a un mio cliente come titolare del trattamento, la maggior parte dei trattamenti oggetto della visita ispettiva erano di competenza di un responsabile del trattamento. In quel caso durò neanche 3 ore l'ispezione perché capirono che dovevano andare dal responsabile e si limitarono a verificare gli atti di nomina e tutto il rapporto all'epoca sull'ex codice della privacy, articolo 29, tra il titolare del trattamento e quel responsabile. Ma la visita ispettiva finì lì e andarono a controllare il responsabile. In un altro caso, vennero da un mio cliente che era il responsabile del trattamento e forniva una piattaforma agli operatori di comunicazione elettronica, per cui erano andati dalla TIM, la quale aveva detto: no, non facciamo niente perché tutto il flusso passa per la piattaforma del provider. E quindi noi, che eravamo responsabili del trattamento della TIM, abbiamo subito, per conto di accertamenti che erano in corso su TIM, la visita ispettiva. E ovviamente poi lì le responsabilità, oggi post GDPR, sono quelle dell'articolo 82. Il responsabile risponde della violazione delle norme del GDPR che si applicano a lui e della violazione delle istruzioni ricevute ex articolo 28. E il titolare, quindi, non sono proprio corresponsabili. In realtà, dal punto di vista giuridico, finalmente c'è stato il riconoscimento della responsabilità separata, come io sostenevo anche sotto il rigore del codice della privacy. A me più volte è capitato un paio di volte di costituirmi in giudizio e di dire: bene, io sono il titolare, ecco gli atti di nomina, chiedo la chiamata di terzo e l'estromissione del giudizio perché il danno da trattamento l'ha fatto il responsabile che io avevo l'obbligo e dimostro per essere estromesso dal processo che non ho colpa in eligendo, che era uno che aveva dimostrato le caratteristiche soggettive, che l'ho vigilato. Io, per esempio, all'epoca già agli atti di nomina responsabile facevo degli allegati con dei registri di valutazione periodica all'epoca ai sensi dell'articolo 29,5. Quindi, fatto quello, cioè dimostrato che io come titolare avevo assolto alle norme sulla nomina del responsabile, le porcate del responsabile erano responsabilità sua. E questo è un po' il criterio dell'articolo 82. Però, a livello di visita ispettiva, questo è quello che può capitare. Viene direttamente dal responsabile dopo che in una prima visita ispettiva al titolare, il garante si accorge che la gran parte dei trattamenti che vuole controllare li fa il responsabile o viceversa. E questo è quanto mi è capitato anche in questi due casi diversi. Grazie, grazie. Quindi comunque il contrario lo vede come una possibilità abbastanza remota, che da un'ispezione a un responsabile possano in qualche modo andare poi in realtà a indagare su un titolare. Generalmente quello che può capitare è che comunque una richiesta di informazioni al titolare gliela facciano, cioè dipende poi dal contesto specifico. Se nella visita ispettiva al responsabile, tra la documentazione che vanno a controllare, c'è anche a questo punto il contratto ex articolo 28 e ci si rende conto e il personale procedente si rende conto che il titolare gli obblighi suoi di nomina, di controllo, di accountability dell'attività del responsabile li ha assolti, penso che non gli vada a rompere le scatole, proprio perché adesso il GDPR separa nettamente, cioè dà un'autonomia al responsabile del trattamento che sia pure per conto del titolare, è però messo sullo stesso piano lato trattamenti, quindi li fa per conto del titolare, però è come se dovesse lui stesso, anzi come è lui stesso che deve adempiere. Quindi se c'è in sede di visita ispettiva al responsabile una verifica, bene o male il titolare quello che doveva fare in sede di nomina lo ha correttamente fatto, presumibilmente la cosa finisce lì, quindi sono d'accordo con te sul fatto che possa essere un'ipotesi teorica. Grazie.
è invece molto più frequente quella contraria, e molto spesso si accorgono che ci sono dei responsabili da controllare, perché vanno a vedere i fornitori di quel titolare e dice ah bene, e questo mi è capitato tantissime volte, tanto è vero che poi quel titolare preavvertiva i suoi fornitori dicendo guarda, è emersa in sede di visita ispettiva una qualche criticità, preparati, e molto spesso poi qualche tempo dopo il garante andava anche dal responsabile. Una domanda, Lucia. Quanto è contestabile la sovrapposizione della figura? Scusami, non ti sento con chiarezza. Senti? Sì, ora adesso. Sì. Ok. Quanto è contestabile la sovrapposizione della figura del DPO al di fatto consulente che pianifica i processi dell'azienda, la documentazione, insomma? Cioè è contestabile in sede di visita ispettiva? In generale. Allora, in generale, per come la vedo io, è contestabilissima, cioè ancora non si è capito in questo paese che il DPO fa una cosa diversa e deve, è una figura distinta dall'avvocato che fa la consulenza privacy o da figure interne al titolare che svolgono la stessa attività consulenziale. Il DPO è un amministratore delegato della privacy e dal punto di vista di quello che io vedo a livello di numeri, cioè 60.000 DPO in Italia, non esiste proprio che possano, purtroppo cioè il numero vero è quello. Il DPO è una figura che ha tali requisiti soggettivi stringenti che forse in Italia lo possiamo fare. Pensate che io generalmente tendo a non farlo perché sono una persona seria e il DPO deve vivere all'interno dell'azienda. Quindi è un amministratore delegato della privacy che viene confuso con l'avvocato consulente. Per cui al DPO gli si danno dei ruoli, anche una sottoposizione gerarchica che non può non avere, lo si confonde totalmente, lo si snatura, e questo secondo me può anche comportare dei rilievi in sede ispettiva, ecco perché ti avevo chiesto quella specificazione. Però sono due figure totalmente diverse ed è gravissimo che in questo paese si continui a confonderle, a sovrapporle, a ritenerle congruenti. Anche se nel caso che all'interno di una società, di una ragione giuridica, si facciano più attività, nel senso una SRL che fa attività di consulenza e poi propone anche il DPO. Come la si può interpretare? Allora, non parliamo della stessa persona, ma di una persona giuridica. No, è possibile. Allora, le linee guida sul DPO dicono che quando il servizio di DPO è offerto da una società e da una persona giuridica, fermo restando che il DPO può essere solo una persona fisica, quella società, c'è scritto a chiare lettere nelle linee guida sul DPO, che evidentemente offrirà il servizio di DPO o anche altri servizi diversi, tu parli della consulenza privacy, a N società, deve avere al suo interno e deve poter documentare un'organizzazione per cui è certo che il DPO persona fisica assegnato a quel cliente non si vada a sovrapporre, questo c'è scritto, con l'attività e il servizio di DPO che altre persone fisiche possono svolgere nei confronti di altri clienti. Però è assolutamente lecito che quella SRL del tuo esempio abbia e fornisca DPO e fornisca società di consulenza. L'importante è compartimentare in maniera stagna la diversità dei servizi e dei professionisti che li rendono, in modo tale che abbiano quelle caratteristiche a quel punto oggettive di tempo sufficiente, di piano di lavoro, altra cosa da documentare, per cui il DPO possa essere poi documentato che svolge in maniera compliance alle linee guida, al GDPR, il lavoro per quell'azienda cliente. Perfetto, grazie. Ok, condivido a te, grazie. Bene, libererei il professor Del Ninno, siamo già oltre l'orario. Alessandro, io ti ringrazio perché il tuo intervento è stato veramente, veramente, veramente molto interessante. Grazie a voi. Illuminante. Vi chiederei di bloccare il microfono e ringraziare il professor Del Ninno con un applauso. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Arrivederci, grazie. Buonasera a tutti.